Un cordiale buonasera da Florence Internation Radio, benvenuti, bentornati alla Notte del Mistero. Si parla di argomenti generici intorno al mostro di Firenze. Riccardo Pini che sostituisce temporaneamente il buon Angelo Marotta, che salutiamo, che ci sta sicuramente ascoltando. E in regia ovviamente l'ovvio e il naturale Daniele Bronzi. Buonasera a tutti, buonasera. Oggi riunione di condominio nel vero senso della parola. C'è un marasma di gente. C'è veramente tantissima gente. Allora c'è Etrusco Viola, c'è Simone, grande Silvio, sì, Francis Tinipette, okay, Francis, Luca Scuffia Prato, Gian Paolo Zanetti, ma lo conosco per Massimone, perciò socio storico di Etrusco Viola, e Riccardo, i due Riccardi. E la vera Griezmann ai ferri. Che fa il maglioncino? Che fa il maglioncino? Ai ferri, che è una griglia. Fa i ferri, fa il maglione. Grandi ospiti stasera, tesse le trame, diciamo così. Come? Tesse le trame. Tesse le trame è bello. Trameggia. La notte del mistero, il maglioncino. Giustamente. Tessere le trame. Allora, io volevo partire così. Ora lancio un sassolino, sta a vedere che casino viene fuori ora, eh? Eccoli. Amicone. Oi. Amicone. Sapete che è venuto fuori su un gruppo del Mostro di Firenze. Avrebbe, secondo lui, cioè lui ha detto che l'arma del 68 non sarebbe quella dei successivi delitti, poi però le prove dicono l'opposto. Opinioni? Giampaolo? Si sente, buonasera a tutti innanzitutto. Purtroppo non c'è molto da dire su questo argomento, perché la maxi perizia che è stata fatta penso quest'anno o l'anno scorso, perché poi gli articoli di giornale escono molto dopo rispetto a poi quando effettivamente vengono fatti tutti gli esperimenti e tutte le perizie del caso. Però l'ultima maxi perizia su tutti i bossoli della scia di sangue lasciata dal mostro di Firenze ha decretato per l'ultima volta, diciamo per l'ennesima volta, il fatto che la pistola sia sempre quella. Quindi si parla comunque sempre sostanzialmente di una Beretta calibro 22 o una addirittura è uscita dall'ultima maxi perizia e potrebbe anche essere una Beretta 48. Ah sì, la serie di fattura più vecchia. 70. Sì, la serie 70 è successiva. A questo modello, a questa serie 48, che penso sia una serie, perché poi sono andato un po' a informarmi, ho guardato un po' su internet su questa 48 e devo dire che su internet non si capisce bene il tipo di modello, almeno io non l'ho capito bene, sembra che ci sia un 948, però ecco, mi dovrei informare meglio. Comunque, al di là della serie 70, l'unica cosa che può essere venuta fuori è questa, appunto, sempre Beretta. Certo, ma un'altra serie. Un modello più vecchio, un modello che appunto sulle testate giornalistiche viene definito come 48. Ecco, però non si fa riferimento ad altre pistole. E comunque, appunto, ribadisco, è stato sancito per l'ennesima volta il fatto che la pistola dal 68 fino all'85 è sempre stata quella, sempre solo però quella. Appunto c'è, cioè, il buon Amicone avrebbe Amicone, se non sbaglio, era anche la persona che mi sembra un paio d'anni fa, l'estate di due stati fa, quindi si parla dell'estate 2018 se non sbaglio, mi pare anche a me sì. Venne fuori in modo abbastanza clamoroso sui giornali col discorso appunto che aveva parlato. Gio Bevilacqua, il testimone del processo, avrebbe ammesso a lui di essere sia il c'è qualcuno di Firenze, che scalpita, poi sia Zodiac, però poi alla fine la cosa sembra che sia passata subito al vaglio degli organi inquirenti, sembra, perché poi appunto stando a quanto dicono i giornali bisogna farci un pochino la tara, però poi alla fine la cosa è caduta nel nulla, non ho più sentito niente, mi sembra che ci sia successo assolutamente nulla,
e personalmente mi sembra anche un'ipotesi a dir poco azzardata, a dir poco, per fargli un complimento. Ecco, di più è difficile secondo me dire. Luca? Ma io al di là della teoria che conosco relativamente, perché non ritengo sia molto verosimile, però intanto ad Amicone riconosco quantomeno il fatto che a me non mi sembra una persona disposta anche al dialogo, abbastanza educata, no? Sì. Poi io al di là del fatto che io non mi fanno cenno di no, ma almeno per come si è presentato finora, nel senso, io non sono d'accordo con questa teoria che ha lui. Notavo però che di fatto fa parte di un gruppo, diciamo, di come dire, di teorie, chiamiamole così, non so come, che considerano giustamente il 68 come un gran problema. Perché il 68 è un gran problema, un gran casino, un delitto che è legato da una pistola, che è legato da, che ha una soluzione giudiziaria passata in giudicato, che apparentemente poteva sembrare dare la soluzione al caso in 4 e 48, nell'82 erano tutti euforici, l'abbiamo risolta, e invece non ha portato a niente. Questo ha dato tante delusioni, ha dato tante false speranze, e quindi chiaro che si cerca di rimuoverla, no? E c'è chi ci prova in vari modi. Allora dice, vabbè, qualcuno ha detto no, i bossoli non sono quelli, ma le perizie avrebbero detto che sono quelli, o meglio che va, allora no, però sono stati sostituiti, e si comincia ad andare un pochino nelle teorie del complotto. Io tendenzialmente, perché ho poca fantasia, cioè, ecco. sì, per me, cioè, io sono una persona, io funziono, non vivo, come mi dico, ecco. Essendo un ingegnere. Per logica, pertanto. No, io sono molto troppo, eccessivamente logico e quadrato, me lo dicevano anche da piccino, dicevano, un bambino quadrato, pensavo fosse un complimento, ma ripensandoci forse mi stanno dicendo che ero proprio noioso, ecco. E quindi ecco, le teorie del complotto non mi convincono, perché poi spesso si autogiustificano, quello che non sanno spiegare, c'è un po', spesso ti ritrovi a fare queste discussioni e di mezzo ci mettono la storia del gancio dei paracadutisti, avete presente la barzelletta? No, la barzelletta non la so. Il gancio dei paracadutisti, quello che va all'ufficio brevetti, dice a brevettare il gancio di salvataggio, no? Gli chiedono alla commissione come funziona, dice gancio il paracadutista, quando non sape il paracadute principale si prova con quello secondario, se non si apre neanche il secondario uno prende questo gancio e si appende, aspetta la linea soccorso. Dice, scusi, gli fanno si appende a cosa? Dico, ma che devo inventare tutto io? Quindi, cioè, il concetto è questo, dice, hanno sostituito non per raccontare una barzelletta, ma per i bossoli, no? Hanno sostituito i bossoli in tribunale. Dice, sì, va bene, ok, ci sto. Come hanno fatto? Cioè, almeno dammi un'idea. In qualche maniera l'hanno fatto. Ecco, ci troviamo spesso, io questo non riesco ad accettare una cosa del genere. Quindi per me è un tentativo. Io capisco che il 68 è un grande problema, lo è per me, però se quello è, affrontiamolo, cioè non, eliminarlo è un giocare sporco. Certo. Francis, te? Guarda, veramente cosa potrei aggiungere alle parole che condivido pienamente di Giampaolo e di Luca? Mi viene solo da produrre una considerazione generale sull'argomento, in cui mi fa una profonda tristezza vedere come la mostrologia stia diventando una caccia allo scoop. Ma te, non eri la stessa persona che, come avevano ricordato, ci eri venuta a dire che i due più grandi serial killer degli ultimi 80 anni erano la stessa persona nella persona di Joe Bevilacqua? E adesso vieni non risolvi quella cosa che era una boutade. Io credo di essermene accorto molto prima di tanti altri, che quello era una cosa falsa, ben costruita. Che Amicone sappia parlare, sia gentile, non lo giustifica moralmente. Questa è una persona che ha con malizia costruito delle finte prove o millantato una finta confessione che non esiste, mi assumo la responsabilità. E proprio questa stessa persona ora ritorna un anno dopo un silenzio ingiustificato, perché ha solo fibrillato la comunità mostrologica senza, come fanno tanti altri. Una cosa è studiare, e mi dispiace molto che i giovani, e specialmente le ragazzine,
si sono interessate all'astrologia solo nelle versioni più affascinanti. La realtà, la noiosa realtà, non li affascina, non gli interessa, vogliono più il colpo di sensazione. E ti dico, bene, bevi l'acqua, non l'hai risolto, e ora mi torni e mi dici, ah, ecco un altro scuppone che veramente sarebbe un terremoto se lo riuscissi a dimostrare. La pistola non è la stessa. Da parte mia, che non sono certo un sardisto, rimango convinto che per quanto il 68 non sia un delitto della serie no, maniacale del mostro, come tutti sarete d'accordo, però non è solo la corrispondenza balistica che lega molto il 68 alla serie. Il 68 è l'archetipo vittimologico della serie, senza dubbio, non è un collegamento a posteriori. Cioè la coppietta in macchina. Certo, certo, uccisa a colpi di calibro 22 mentre sta facendo, non è un archetipo a posteriori. Magari non è della stessa serie, ma è l'archetipo che innesca la serie o a cui la serie si ispira, oppure chi uccide costruisce questa serie sapendo di essere coperto dal 68 e se lo gioca. Vabbè, ora non voglio entrare nella teoria perché stavo facendo un'accusa molto, molto precisa e molto severa a questo modo di fare e di operare in mostrologia, perché si producono scoop inesitati continuamente. Esiste la registrazione di Farini, cazzo, ma veniamone a capo, ma tiriamola che, fuori, ma il buon Canessa in pensione secondo te se ne strafotte, se esisteva avevamo fatto carte false. Questo per citare il tipi di scoop, perché ci sono altri mostrologi che fanno approfondimenti continui, saggi, pubblicazioni, e invece sempre, no, fibrillare il pubblico auditorio con una rivelazione che cade nel vuoto, e niente, è quello che tutti sogniamo, lo sogniamo di appurare che la pistola non è la stessa, o che di trovare il nome del mostro di Firenze. Ecco, quindi mi sembrano operazioni molto basse, non so se dettate da cosa, quando siamo anche noi a nostra volta veniamo accusati da quelle stesse, che sono anche persone che non amicone, ora mi riferivo anche ad altri, bene, e non so come la pensa Simone. Passare quell'altro microfono lì, che c'è il cavo più lungo. Potrebbe... Oh, prima aspetta un attimino, ci hanno mandato una foto dall'aeroporto di Riga, in Lettonia, volo per Milano in fortissimo ritardo, fino al decollo si ascolta La Notte del Mistero. Ci sono anche ragazzi dell'Università di Torino in rientro dall'Erasmus. Un saluto. E un abbraccio a tutti gli ospiti che abbiamo in radio. Ciao, da parte di... Ciao ragazzi, grazie per l'ascolto. Grazie, saluto mille. E onorato. Beh. Simone, vai. Cosa ne pensi? Cosa questa? Penso io di Bevi l'acqua, amicone. Sì. Per Zodiac. Ma la risposta potrebbe essere anche in questo saluto che ci è stato inviato ora dall'estero, no? Vabbè. Perché questo caso ha un pubblico vasto. Assolutamente e sì. Quindi colui che tira fuori, come dire, delle novità, fa il botto, cioè nel senso può diventare anche famoso, no? Ah, beh. È la ricerca di notorietà, di pubblicità. Sì. Io personalmente non... Allora, innanzitutto dovrei approfondire il caso di Zodiac, no? Perché no, l'ho letto un po' così, abbastanza superficialmente. So. Ho capito che è un caso complesso, mi pare siano stati fatti anche dei film su Zodiac. Sì. In particolare uno molto interessante. Caso molto complesso, e la particolarità che fa pari con il nostro assassino toscano è che tutti e due l'hanno fatta franca. Vabbè. L'hanno fatta franca, e di questi siamo certi. Un'altra sì, non sempre, per dire, il tassista poverino era da solo. Un'altra particolarità qual è? Che Zodiac smette nel 68 e il mostro di Firenze inizia nel 68. Inizierebbe nel 68, esatto. Anche se lì, come tu sai, la questione è un po' controversa. C'è chi dice che il delitto del 68, c'è chi dice comunque dubita. Quel microfono non va molto bene, gli passate quello bianco e gli appoggia, guarda dietro. Calma. Attenzione alla bottiglia. Sì, quello lì è il microfono, quello. Ok, no, perché ok. Sperando di aver più fortuna con questo qua. Guarda se l'interruttore è su. Dovrebbe essere già ok. Vai.
Perso però un po' il filo del discorso. Allora, il 68 dicevo, il 60, ecco sì, nel 68 c'è qualcuno che dubita. A tal proposito, non vorrei farmi pubblicità, ma noi abbiamo girato un video, no? Nell'estate di quando è stata che siamo andati a che siamo a Scandicci. No, 2017. Nell'estate del 17 abbiamo girato lì a Signa il video sul logo del delitto, in cui abbiamo esposto i nostri dubbi a tal proposito. Ma su una cosa è certa, il 68, che sicuramente questo delitto ha fatto comodo assai a Cicci, perché a quel punto sono iniziate due inchieste. Una, quella che ha seguito poi Vigna, cioè la polizia e Vigna cercavano l'assassino solitario. L'altra invece, l'altra diramazione è andata verso la pista sarda, no? E quindi hanno cominciato, c'erano i carabinieri, giudice istruttore sulla pista sarda. Chiaro. E hanno cominciato a litigare, no? Quindi non si scambiavano informazioni addirittura. Sì, si sa come vanno queste cose, no? E quindi, no, più che altro le polemiche iniziali, cioè, che sono venute fuori anni dopo, che non si scambiavano mai informazioni fra carabinieri e polizia. L'assassino ne ha sicuramente tratto vantaggio, cioè, questo non c'è dubbio. Cioè, già non era stupido di suo, poi se li metti in mano anche il modo. E tra le altre cose c'è parso la tesi dei Gotia, mi pare si chiami, no? De Gotia, sì. È un autore, come dire, molto gettonato. C'è parsa assai plausibile la tesi che il cittadino amico, no, fosse in realtà proprio lui. Certo. Amico sì di se stesso, anche perché dice che appunto aveva informazioni che non poteva avere nessun altro tranne che lui. Non per nulla ci fu un appello al cittadino amico che continuasse a scrivere e dare indicazioni per aiutarli. E qui si ritorna, gli inquirenti. Si ritorna sulla nostra tesi, che così noi molto umilmente, in modo assolutamente naif, come usiamo dire, no? Abbastanza. Sì, proprio. Cioè, ci pare che questo personaggio sapesse un po' troppe cose, sapesse muovere anche troppo bene. Lasciava sempre poche tracce, poche prove. Un po' strano per uno, non so, un anziano in cerca di emozioni forti, no? Vabbè, una banda di anziani addirittura. Una banda di anziani, vabbè, quello io li considero sempre improbabili, pertanto. Purtroppo la sentenza finale ci ha detto questo, cioè ci ha detto che Pacciani sarebbe stato non per tutti, sì, ho capito, cioè quei due che mancano nelle sentenze, quei due delitti che mancano nelle sentenze, chi l'ha fatti? Dice Lotti, io non ne so nulla. Ecco, cioè, se c'era. Cioè, scusate se rido, ma. No, cioè, certo. Se non ci fossero i mezzo morti, ci sarebbe proprio una commedia. Sì, grottesca. Sì, cioè, quello... Una commedia irresistibile da schiantare, da ridere. Capito? Allora, io devo andare in fascia 2 minuti e torniamo. Chi non ascolta è un Cookie Dent, il solito sponsor della radio. E ritorniamo naturalmente in diretta, Florence International Radio, La Notte del Mistero, con i nostri grandissimi ospiti. E abbiamo una telefonata, perché mi sa che so già. Pronto? Non lo so. Un attimo, dammi tempo, fammi pigiare. Eccolo. Buonasera. Pronto? Buonasera, sono Deborah. Buonasera. Deborah. Ciao Deborah. Buonasera, sono Deborah da Milano, ciao. Ciao Deborah. Ciao Deborah. Ho sentito che Trinitoe parlava di ragazzine, allora ho pensato di intervenire io. Prego. No, visto che ho 18 anni a gamba. No, sentite. Quindi due ragazzine. due ragazzine. No, visto che si parla di amicone, io volevo dirvi anche questo. Anche secondo me non è attendibile, perché mi sono presa il tempo di ascoltare una sua intervista disponibile su YouTube a Valerio Scrivo,
dove Valerio Scrivo è bravissimo, perché è quella, psicologo, Deborah, è quella che abbiamo mandato non da noi. Sì, lo so, infatti è la vostra intervista di Radio Florence, che si può riascoltare su YouTube, e se ci si prende la pazienza di ascoltarla, si capisce, ci si può fare un'idea, secondo me, molto chiara, perché a parte i dettagli si può contestare questo o quello, ma è il modo di argomentare della persona che non è valido, no? Ascoltando per esempio alcune domande precise che gli fa Valerio Scrivo, lui sfugge sempre la risposta precisa, lui dice sempre, gli è stato chiesto, ma insomma questa persona ha detto di essere il mostro oppure no? Sì o no? E lui risponde, Amicone risponde, ma non esattamente, però ho capito che avrebbe voluto dirmelo, no? Sì, ecco, allora, esatto. Ecco, per cui diciamo che analizzare anche le teorie, le testimonianze, ascoltando come si esprime l'autore, secondo me può fare un po' di luce, diciamo, ecco. Poi tanti saluti, comunque vi lascio perché le persone vi ascoltano, vogliono sentire voi. Buona serata. Grazie mille, grazie Deborah, per l'intervento. Ciao, buon grazie. Lavoro. Ciao, ciao, grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. E io volevo stimolare un po' i nostri ospiti con alcuni pensieri, due pensieri che ultimamente sono emersi dalle profondità delle mie meningi, diciamo così. Eccoci. Io purtroppo, o per fortuna, non lo so se è tale, non mi intendo volontariamente più di tanto del mostro. Vi seguo a mia insaputa, quindi assorbo in maniera piuttosto scaltra le vostre parole, però qualche pensiero mi nasce, qualche neurone fa contatto e qualche pensiero mi nasce. Abbiamo parlato di giovani mostrologi e questa cosa ci ha colpito, ci ha interessato molto, ci ascoltano tante persone giovanissime anche dall'estero, e credo che siamo arrivati, se non alla seconda, alla terza o quarta generazione di mostrologi. Cosa ne pensate voi del rapporto dei giovani che non hanno vissuto quegli anni, che magari hanno avuto queste informazioni raccontate da chi l'ha vissuto, da racconti di racconti? Come reagiscono a questa cosa? Cosa pensano di questa vicenda? Francis, ti vedo pronto per... Sì, mi piace, perché stavo proprio pensando a questo negli ultimi giorni, stavo pensando di fare un profilo di storia della storiografia mostrologica, e che dici... Le generazioni di mostrologia, no? Penso siamo d'accordo, se uno deve dire l'inizio della mostrologia è il libro di Spezzi dell'83, no? Il primo libro, il primo studio, quindi c'è la mostrologia contemporanea che vaga fra le incertezze delle determinazioni giudiziarie, e poi a partire delle sentenze dei compagni di merenda e poi con la seguente evoluzione delle indagini su Calamandrei e Narducci, diciamo che possiamo datare la vera mostrologia con l'avvento dell'età digitale, cioè dal 2000 al 2010 la mostrologia digitale, che io amo, si è diffusa nel... Sì, io amo chiamarla fondata da Franz Vinci, ecco. Io amo chiamare Franz Vinci il dungeon master di tutti noi mostrologi, perché è come se noi giocassimo un videogioco creato da lui. Questo è una boutade, ovviamente, per riconoscere a questo ragazzo che ha messo online la gran parte del materiale che qualunque mostrologo di qualunque orientamento deve passare da Franz Vinci. E lo stavi pubblicando ora perché andava un po' perso. Sì, ma c'ha anche un archivio, insomma poi, quindi diciamo tutti noi, qualunque sia il nostro ordinamento, ci rifacciamo volentieri a Franz Vinci. È un punto di partenza, no? Sì, è un ragazzo di Firenze, quindi esatto. Per me, anche se non voglio fare il razzista o il detentore del monopolio mostrologico, però veramente una persona che nasce a Firenze, che vive a Firenze, che viene ad avere un'età sui 40 anni, quindi magari può ricordare meno per l'adolescenza o per l'infanzia proprio gli anni dei delitti, beh, la pensiamo in tanti modi differenti, però sicuramente abbiamo una prospettiva privilegiata perché conosciamo la città e siamo cresciuti col caso, noi siamo nati e cresciuti col caso del mostro, noi moriremo, il caso andrà avanti, però... E quindi pensavo che la nuovissima generazione è quella del cinquantennale, cioè veramente avete invitato anche voi Alessio Fioravanti, che a mio parere è il più chiaro esempio di un mostrologo di seconda generazione, perché è figlio d'arte, un figlio d'arte che il padre è stato così coinvolto in primissima linea nella vicenda giudiziaria, e abbiamo un figlio che fa l'avvocato a sua volta e che ha anche ereditato non solo il mestiere, ma ha anche ereditato l'interesse per il caso, quindi... E anche tante informazioni, sì, magari... senza parlare del mitico archivio Fioravanti, appunto, quindi esatto. Un classico esempio di mostrologo di seconda generazione. E proprio... anche il peso del cognome, sì, è un figlio d'arte. Sì. Cioè, il padre, chiamiamolo, cioè, sarebbe riduttivo chiamarlo mostrologo all'avvocato Fioravanti, perché è una famosa colonna della difesa di Pacciani. Era l'avvocato del presunto mostro, sì, assolutamente. Quindi, sicuramente una persona
che ha affrontato la vicenda, e la stavo considerando molto interessante. Ci sarebbero un sacco di punti da dire di come cresce la mostrologia. Io personalmente mi schiero in una posizione, vorrei fare la guerra alla mostrologia insincera, a quelli che cercano lo scoop, a quelli che parlano del mostro come come un gioco enigmistico, come si dice ora, a giocare alla Cluedo, a indovinare indovina chi. Invece potrebbe essere un'occasione di approfondimento storico e culturale, come io credo debba essere affrontata la vicenda. Fine. Ma forse il mostro, la vicenda della mostrologia potrebbe essere anche un hobby per i nuovi giovani, invece di occuparsi di giocare ai videogiochi, di spendere il proprio tempo magari in maniera non utile, magari cercare e ragionare, di usare quel cervellino. Investigare, certo. Magari cercare di scoprire qualcosa di nuovo. Che questo non sia un contesto fantasy e che imporrebbe, fai conto, alle generazioni di persone nate negli anni 90. Che sentono parlare di questo caso solo di riflesso da quelli più grandi o dalle memorie dei processi, è sicuramente un'occasione preziosa di approfondimento storico e culturale, perché Firenze, qualunque fase della storia di Firenze, è un momento qualcosa culturale. Di interessante. E Luca, dottore, quello che... Dottore, un attimo, perché abbiamo due messaggi, ecco, perché me li sta rimandando il buon Angelo che sta facendo il ripetitore, il postino praticamente. Sì, un attimino, che mi si è grippato ogni bene. Che bello quando mi si pianta ogni bene di Dio. Sono un felice io, no, veramente. Poi soprattutto quando serve. Allora, un attimino, che abbiamo... Arriva. Poi c'ho per voi una... Io sempre sentendovi ascoltare... Allora, eccolo. Vai. Ciao, amicone, oggi alla mia domanda sul perché del suo silenzio degli ultimi tempi mi ha detto di essere stato zitto fino ad ora per sua scelta personale e non per un'eventuale diffida da parte di JB. Mi piacerebbe sapere se questa sua risposta vi convince. Resta comunque il dubbio del perché JB sembra non averlo denunciato per calunnia. E il buon Nick Mon fa questa domanda, che potrebbe anche ciao, grande Nick, ciao, grazie. Grande. Ciao Nico, e ci saluta anche Gianluca Carotti. Ciao Gianluca. Il Carasau l'ho apprezzato, grazie. Sì, abbiamo tanto apprezzato, davvero, grazie. Esatto. No, per rimanere sulla domanda di prima, se non ti paghiamo un secondo, poi magari se vogliamo... il discorso delle nuove leve, ora io non aggiungo niente a quello che dice lui, dico solo una cosa. A me, quando ho affrontato un po' questo discorso, io vorrei dire una cosa, visto che sono vecchio, ai giovani, voglio fare un po' il nonno, sono giovane dentro, ma stavolta voglio fare il nonno. E comunque solo la Fornero può sentenziare il fatto che tu vecchio. Possa essere vecchio oppure no. Perché in realtà potrei anche mettere il pannolino. Sei in pensione? No, e quando allora mai? Non sei vecchio. Non sarò mai vecchio, morirò giovane. Ecco. E comunque, ecco, volevo dire, per fare il nonno io dico questo sempre, l'ho sempre detto, guarda, la realtà vera, andare a cercare come è successo, cosa è successo, quali sono le cose che veramente sono successe, è difficile. La realtà vera è molto più stupefacente di qualunque fantasia vi possiate fare. Assolutamente. Cioè, se a cominciare a pensare, ma la pistola è stata infilata, no. Quando ti scontri con, per dire, leggi un verbale, vedi come sono andate le cose, vedi quelle foto, capisci che la realtà non è un gioco, capisci che questo non è un gioco, capisci che c'è un approccio di rispetto a questa vicenda qui. Mi fa piacere ci sia tanta gente, perché quello che per me è il mio cruccio maggiore è che si perda la memoria. Questo non deve succedere. Si sta perdendo la memoria di tante cose. Molti ragazzi non purtroppo. Lo sanno. Quindi da un certo punto di vista mi fa piacere che ci siano nuove generazioni. Dico, non cadete nel tranello di pensare che le fantasie siano più fantasiose della realtà. La realtà è mille volte più fantasiosa di qualunque fantasia. Sì, e soprattutto studiate, soprattutto state calmi, smettete. Non cercate lo scoop. Sì, non cercate lo scoop. Se lo trovate tanto meglio, però veramente liberatevi degli assunti preconcetti, studiate parecchio tante materie e poi dedicatevi alla mostrologia, ben vengano, bravi. Sì, io volevo aggiungere un concetto, il fatto, la vicenda del mostro di Firenze è entrata a pieno titolo, secondo me, nella serie dei grandi misteri della storia. I grandi misteri della storia, come tutti gli altri misteri, hanno un lato affascinante. Quindi anche le nuove generazioni, che chiaramente
si interessano un minimo agli eventi storici che poi hanno condizionato la realtà attuale, penso che possano subirne il fascino, come a mio modo l'ho subito io. Io poi chiaramente, ringraziando Franz Vinci, appunto, che è sicuramente un punto di riferimento, è stato il principale punto di riferimento sia per la massa sia per la correttezza anche come persona, devo dire la verità, per quanto riguarda questa vicenda. Però ecco, il grande mistero della storia, che però alla luce delle nuove tecnologie può ancora avere una risposta. Ci abbiamo una telefonata, Daniele? Chiunque sia, questo perde del tempo a fare degli assemblaggi audio e poi fa la telefonata. Ma questa persona, sai, ci sono state 16 vittime? Questa persona lo sa che ci sono state 16 vittime dietro a questa storia? Ma probabilmente secondo me ignora, penso che non, a questo punto se ne sia dimenticato. Ma infatti è un modo di fare strano. Ho visto anche, non voglio associarlo a Super Puma, che è l'uomo elegante, è uscito con un video oggi, ho visto, ha usato la mia voce. Per carità, non ci vedo niente di male. Io aspettavo un'occasione. Era la tua voce questa? No, no, questa no. Io aspettavo un'occasione per segnalarlo, però non l'ho segnalato perché finché non è offensivo così. Non so, voleva dire qualcosa, voleva metterci paura o darci una suggestione. Francis, comunque una risposta te la posso dare io. Vai. Su questa telefonata. Questa telefonata è già la seconda, mi sembra, che è già la seconda di una voce registrata, è già la seconda che mi interrompe mentre parlo. È vero, però. Perché anche l'altra volta ce l'hanno con te. Chi lo sa? Sarà un caso? Allora, non voglio annoverarla fra i misteri della storia, perché mi sembra veramente... Perché però ho notato che è già la seconda volta che mentre parlo io c'è la telefonata, giustamente mi interrompo, e c'è questa voce registrata. È molto particolare questo. Non è il tuo. Ho notato subito questa cosa. Lasciamo però stare questa cosa. Però ecco, comunque Valerio scrive che il primo omicidio di Zodiac avvenne il 20 dicembre del 68. Esatto, ragazzi, facciamo silenzio in studio, ragazzi, se no vi si sente. Comunque, guardiamo un po'. Periodo omicidi, sono andato a cercare su internet le date esatte, dal 20 dicembre del 68 all'11 ottobre del 69, Zodiac. E quindi dopo il delitto di microfono? Il delitto di Signa, quindi. Sì, sì. Quindi, però è una serie molto corta. Ma anche, sì, però anche la rispondenza delle date non deve voler dire nulla, se no veramente possiamo... non c'è questa corrispondenza, sono operativi con una simile vittimologia, anni similari. Se è un argomento di discussione. Però Francis, permettimi, qui si parla veramente di nulla. Oh, sono d'accordo con te. Si parla di nulla, esatto. Perché non c'è un elemento su cui poter scambiare opinioni. Io è l'unica cosa che posso dire sulla, non lo chiamo neanche ipotesi, mi fa innervosire quando viene accreditata come pista ulteriore sul mostro e serve solo a creare una pluralità di piste per convincersi che le opzioni sono tante e che la verità è indeterminata. Già stiamo bene noi con le nostre 3-4 piste irriducibili da cui secondo me non si esce per definire la verità, e la creazione di anche io è un po' un atteggiamento forse intellettualmente nel senso un po' fermo, un po' reciso, però è un argomento, è una pista che io non discuterei neanche. Mi fa piacere che dici così. No, Riccardo, volevi purtroppo aspetta vai. Però Francis, sulla pista di bevi l'acqua, no? Sì, c'era tanto più, non è solo bevi l'acqua, che non era la pista, però e Bevilacqua, che è i due più famosi serial killer della storia, che è entrambi. Che comunque la trovata mediatica c'è stata. Esatto, ma questa è una cosa giornalisticamente e moralmente scandalosa. Ma non solo che sia una, perché è sempre questo il problema. Quando te hai studiato 200 anni prima e sai che queste cose sono successe, io quando cerco di dirlo, di scriverlo nei post, cade nel vuoto perché la gente non gli si accende. Queste cose, se voi vi ricordate il famoso miliardario Howard Hughes, da cui hanno fatto il film The Aviator con Leonardo DiCaprio, era un ricchissimo eccentrico, ci fu un altro, e non concedeva interviste né biografie, ci fu un altro giornalista che disse, mi ha dato l'esclusiva per fare l'intervista, e creò un caso giornalistico, è una cosa famosa. Amicone si è ispirato proprio a quel caso, è un figlio di giornalista, c'era tutta la struttura, quella è una costruzione, quindi dal mio punto di vista, che io sono un pazzo, un esaltato, un moralista, quella è la cosa più infame che si può fare nella ricerca mostrologica, perché è costruita tutta a tavolino, e le persone un po'
indifese mentalmente rimangono molto soggiogate dalla teoria dei marziani, dalla teoria del serial killer di due mondi, che è puramente irreale, perché è un accostamento a posteriori di elementi. Sì, negli anni 60 lo fai tornare, un'apparente rispondenza, un'apparente sincronia, non c'entrano, sono due casi diversi. E mi sembra, altro, e cioè, ti ripeto, ragionarne, discutere, mi fa piacere che dice non neanche discuterne, però mi rendo conto, secondo me il collegamento interessante era che lui fosse un mezzo becchino e che fosse americano, il collegamento con quella telefonata di Vanni, Ulisse l'americano. Però ma Ulisse sarebbe casomai Mario Parker, se non sbaglio, esatto, no? Però due anni dopo poi emerse Vigilanti. Sì, anche quello sapeva. Quindi andiamo per categorie. Vigilanti era già attenzionato all'85, è uno che sta tra Vicchio e Vaglia, cioè lo conosciamo, non è bevi l'acqua solo perché non vi piace quello che dice, perché accusa Facciani, diventa il diavolo. Vi giuro, vi torno a dire, non è, poi voi potete discutere, dal mio punto di vista non è un argomento passibile di discussione, è una maliziosa costruzione giornalistica dai risvolti morali veramente veramente imbarazzanti e vergognosi, contro la deontologia giornalistica. Sì, sì, la deontologia professionale del giornalismo chiaramente viene offesa pesantemente, perché la cosa principale che dovrebbe fare qualsiasi giornalista, anche l'ultimo arrivato, è quello del controllo della fonte, del vagliare la fonte giornalistica da cui apprende la notizia. E qui invece si ha una costruzione di una fake news, una semplice fake news. Qui, in questo caso la fonte sarebbe lo stesso JB che confessa ad Amicone di essere il serial killer. Però questo lo dice, perciò nasce tutto da lui. Non c'è bisogno di andare a cercare. Allora, questa è Quellenforschung, che in tedesco vuol dire ricerca delle fonti, che è un metodo. Si chiama la fonte numenica, cioè ovvero che non puoi dimostrarla, non puoi produrla. Io ho parlato col Papa, il Papa mi ha detto che stanno preparando un attentato, ecco, questa è la fonte. Cazzo, ma non è una fonte, perché è un derelato gratuito. Lui ha costruito, ti dico, le corrispondenze ci sono, ha costruito molto molto bene, ma è un fumetto, e se lo trasli, che dobbiamo prenderlo sul serio, è un'offesa. Io ho il dente avvelenato, questa è un'offesa a me. E chi ci sta ancora a pensare? Boh, non so, è molto affascinante, molto, molto. Infatti lui scriverà un libro e secondo me avrà anche un successo commerciale. Beh, peccato. Se Amicone è all'ascolto, 055 24 77 985, se vuole intervenire e casomai contestare ciò che ha detto Francis. No, vorrei, noi siamo qua in diretta, perciò vorrei ripetere il numero, perché magari sì, sì. Perché 055 24 77 985. Sarebbe molto interessante, sì. Vorrei aggiungere appunto che questa teoria del giornalista Amicone fa un po', diciamo, da spalla per certi aspetti alle teorie complottiste. Cioè, teorie che alzano il tiro su tutta una serie di elementi presi a caso, non portando nessun elemento concreto e oggettivo. Qui appunto non abbiamo nessun elemento su cui poter discutere e scambiare opinioni. Qui lui viene fuori, dice, fa una sparata, affascinante finché si vuole, per carità di Dio, non voglio di certo togliergli il fascino, però poi le cose vanno riscontrate, le affermazioni devono trovare riscontri. Ci sono varie teorie mostrologiche. Ci sono i narducciani, ci sono i paccianisti, ci sono i sardisti, però ognuna di queste di questi filoni, diciamo, può portare degli elementi oggettivi a proprio carico, insomma. Le teorie, come dicevo prima, basate su niente, come questa di Amicone, rimane solo il fascino, ecco, finisce lì. Poi possiamo stare a parlarne tutta la sera, però alla fine non portano nessun elemento su cui poter discutere e riscontrare le affermazioni fatte. Ma io sono d'accordo con quello che dice. Sono d'accordo in quasi tutto quello che abbiamo appena sentito, tranne il fascino. Per quello che ho detto prima, di fascino non c'è niente, anzi
un'altra teoria del complotto, che palle, cioè veramente, ma la terra piatta, le scie chimiche, ma non ne avete abbastanza di queste domande? Le scie chimiche, cazzo, hanno rotto i coglioni per ma per veramente, ma perché non se ne parla ora, ancora? Ma perché non so, ma facciamo una cacchio di puntata su queste scie chimiche, cioè no veramente, io ci sto, che ci stai? Assolutamente sì. No, è veramente banale, cioè è una cosa, è una di una banalità annoiante. L'argomento generale è la controcultura che sale con la rivoluzione digitale. Prima c'era la cultura scolastica, sì, no, vero, falso, magari il dibattito politico, ma ora c'è il relativismo culturale pieno, con la terra, hai citato il terrapiattismo, che è una realtà culturale. Porca miseria, ma lo sai cosa c'è di brutto? Allora, io, mia moglie è insegnante, lei è abbastanza sconvolta dal fatto che questi ragazzi, al di là che manca sempre di più, forse per colpa che non lo so quale, gli manca il senso critico. Allora, una volta noi forse avevamo anche troppo l'ipse dixit, no, oh, l'ha detto lui. Ora tutti dicono tutti, tutti possono dire, ogni teoria è valida. Qualunque con pari dignità, con esatto. Pari dignità, è... ma col cazzo, scusate, non lo dovevo dire. Ma non è vero che hanno la pari dignità, cioè non funziona così. Non è che l'unica cosa che dice che se una cosa può minimamente succedere, accadrà per forza, è la legge di Murphy. Tutto il resto non è così. Non c'è più la verifica sulle notizie. Non c'è non senso critico. È tutto morto nell'entropia tutta di un ombrotone tiepido assoluto. Non esiste il metodo scientifico. Non viene più applicato. Alle però persone. Ragazzi, però non di meno, noi stessi, cioè, non è che stiamo a discutere, abbiamo anche l'orgoglio di esprimere la controtendenza di questo atteggiamento che stiamo criticando, perché noi siamo stati i fautori di un convegno recentemente che ha avuto un grande successo e che esprime la mostrologia nella sua pluralità legittima, cioè gente che proprio visioni del mostro incompatibili, noi tre ce le abbiamo diverse, almeno assolutamente. Io però si richiedono sempre le prove, i verbali. Ma hai visto come qui? Si può lavorare bene a colpi di verbale? Al di là delle prove, quantomeno va bene, va bene. Neanche perché le prove non le possiamo fornire, ma quantomeno io voglio sentire un ragionamento. Sì, esatto, dietro a un ragionamento io ti posso dare dignità, ti posso dire sì. C'hai ragione. Confrontiamoci. Quando sento un ragionamento posso non essere d'accordo, ma io mi inchino al ragionamento. Una cosa che abbiamo ottenuto noi, perché le visioni diverse sulla mostrologia sono spesso inconciliabili, penso alla posizione di Etrusco con la mia o la mia con loro, e invece siamo riusciti, cazzo, a fare la sinergia delle prospettive, a lavorare insieme, abbiamo fatto questo bel convegno, ora io sto facendo questo lungometraggio con tutti loro, secondo me è anche Flans che si è presentato al convegno. Abbiamo avuto una sorta di riconoscimento collettivo di comunità mostrologica. Scusate, questa volevo dirla, non c'entrava. La volevo dire. Però è un po' una sorta di entità, no? Che cioè, la garanzia che qualcuno dice, insomma, ha l'autorità per dire certe cose, no? Perché, al di là di Flans, poi. Ma perché si parla di elementi oggettivi che sono emersi, non si parla di teorie astratte, astruse e... senza alcun riferimento alla realtà dei fatti. E le nuove generazioni, con la voglia di confrontarsi con i dati reali, si confrontano ancora con i dati reali oppure danno retta alle nuove teorie fantasiose? Allora, il giovane medio, il mostrologo under 30 è per il serial killer l'unico mai entrato nelle immagini, perché è anche una forma di approcciarsi al caso. E mi approccio al caso se mi viene il dubbio che il caso non sia risolto, che ci sia un assassino misterioso da scoprire. Esterno. Però allo stesso tempo anche le scuole tradizionali che noi rappresentiamo, cioè nel senso la pista sarda, Pacciani, Compagni Merende o cos'altro, perché la pista sarda sono sei piste, io credo, includano sei piste, Salvatore Francesco, Cannella, Spezzi... Sì, perché poi anche all'interno della cosiddetta pista sarda, che è un termine, è una locuzione estremamente generica... È un po' razzista. San Paolo, scusa, c'è la fascia. Prego. Comunque ci saluta il Fabrizio. Grande Fabrizio, grazie. Ciao presenti. Fabrizio, sì, lui. Grande Fabrizio, sì. Ottime scarpe Fabrizio. Si va in fascia, chi non ascolta stavolta è un amicone. Ecco, perfetto. E rientriamo in diretta su Florence International Radio, La Notte del Mistero, e si è attivato un bel dialogo, un bel discorso su questa diciamo, nuove generazioni di mostrologi. C'è una notazione di Valerio, scrivo, che ci sta ascoltando, e lo ringraziamo.
Comunque la si pensi, un parallelismo fra Zodiac e il mostro di Firenze non è criminologicamente parlando sbagliato. Anzi, si tratta di due serial killer che agiscono nello stesso periodo, ma in ambienti culturali completamente differenti. Eppure sembra che sviluppino la medesima fantasia omicidiaria. Se scoprissimo uno, riusciremmo a capire anche l'altro. Non aggiungo l'altro e vi ascolto con interesse. Quindi, secondo Valerio, basterebbe catturarne uno per capire come ha fatto quell'altro. Sì. Perché sarebbero così simili, secondo lui? Quali sono le cose che ci permetterebbero di scoprire l'uno con l'altro? Te l'ho detto. Sembra che sviluppino la medesima fantasia omicidiaria. E quale sarebbe quindi questa quella tassista permettendo quella di aggredire delle coppiette e soprattutto, sì, Valerio, giustamente c'è la duplicità dell'arma, anche se lui le alterna, usa sia la pistola e il coltello, anzi lo scrive vantandosene: questa volta ho fatto col coltello, questa volta ho fatto con la pistola. Poi sono cacciatori di coppiette e un altro elemento che li accomuna è che i puri in maniera diversa entrambi interagiscono con gli inquirenti quasi sfidandoli, perché Zodiac proprio mandava lettere dettagliate, proprio era inquietante per quello. Il mostro con la lettera dalle della Monica, sì, assolutamente. Ha ragione anche Valerio, anche se per me Zodiac, ora io non voglio viziare il mio ragionamento su Zodiac dalla mia convinzione colpevolista anche in questo caso, che secondo me ci sono ottime probabilità che fosse Arthur Lee Allen, cioè che veramente Zodiac abbia un volto e un nome, anche se i match genetici hanno smentito, questo non so cosa possa voler dire, però c'erano degli elementi che lo rendevano personaggio interessante, e certo, ma per questo la costruzione di Amicone per me è un capolavoro letterario, per questo io sono diviso fra complimentarmi con l'accortezza, perché proprio sta in piedi, la ricostruzione di Amicone suona veramente come una risposta storica interessante, però se conosci bene, ora io non voglio vantarmi di averli studiato più di altri, ma se conosci molto bene e hai studiato molto bene i casi di Zodiac, che io lo seguivo da 20 anni fa, e del mostro di Firenze, maturi che sono espressioni similari di culture, certo distanti, diversi, ma che esprimono lo spirito dei tempi, era lo spirito in cui crescevano i film horror, lo slasher, la morbosità sessuale, la rivoluzione sessuale, la liberazione sessuale, che sicuramente ha impattato il mostro e Zodiac, che è gente, chiunque si siano, prendono l'arma bianca, l'arma da fuoco e vanno a seccare due coppiette che è particolarissima. Noi siamo abituati alla vittimologia della coppia, ma è una tipologia vittimologica, cazzo, peculiare e morbosa, perché te la coppietta che sta flirtando te la vuoi precipitare dall'estasi della sensualità al trauma della mutilazione genitale o della morte violenta. Cioè, Zodiac li ammazza a coltellate a Lake Berry, essa è una cosa drammatica, sì, simili. Questa però... cosa delle coppiette che rientra in una forse fantasia, possiamo chiamarla così, del mostro dei mostri, qualora si parlasse anche di Zodiac, c'è una fantasia che va sulla sessualità, che colpisce anche quella zona di pensiero, quella necessità, diciamo, primitiva, le coppiette, l'interruzione di un rapporto, la separazione dei due, quindi l'uccisione prima dell'uomo per, diciamo, renderlo indifeso, e poi la mutilazione, nei casi appunto del mostro di Firenze, della donna. C'è una componente sessuale piuttosto presente, però non c'è stata, da quello che mi ricordo appunto che voi avete detto, non c'è stato mai un atto vero e proprio, anche se qualcosa potrebbe essere rappresentativo. Qual è, ecco, quindi il rapporto della sessualità all'interno del mostro di Firenze e volendo anche ha studiato ha studiato molto, accidenti, è tutta apparenza. No, ho pensato, ho ragionato su certe cose, ecco. No, se posso dare una prima risposta prima dei miei colleghi, per quanto mi riguarda, io credo, non essendoci stato alcun atto sessuale di nessun genere, almeno a quanto risulta dalle indagini, compiuto dal mostro di Firenze sulle coppiette, in special modo sulle donne, facenti parte appunto di queste coppie, io credo che l'atteggiamento del mostro di Firenze sia sostanzialmente ed essenzialmente punitiva verso la figura femminile. Ci sono dei traumi verso la figura femminile? Io penso che sostanzialmente sia così, sia un atteggiamento prettamente punitivo, al di là
Cioè non si tratta di sfogare momentaneamente e lì per lì, infatti, l'istinto sessuale. Infatti non lo fa mai. Esatto. Non c'è un'esigenza. Se non lo fa, evidentemente non ha un'esigenza di sfogare un istinto sessuale. Per me sfoga la rabbia verso quel verso la donna che si comporta in una determinata maniera. Qualcuno disse che appunto questo pensiero della rabbia verso la donna potrebbe riportare, farci risalire poi a un eventuale personaggio che ha avuto in passato traumi, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, qualche idea me la son fatta, devo dire la verità, su questo caso. Chiaramente non la espongo qui nei particolari, perché non ci sarebbe neanche il tempo. Però, ecco, quello che mi dà proprio nell'occhio è che appunto qui non si parla di sessualità esplicitata, repressa che viene esplicitata, cioè non si parla neanche di necrofilia qui, cioè una sessualità che verso una donna che non si riesce ad avere con una donna viva, quindi il necrofilo ce l'ha al limite con una allora donna già morta. Allora perché delle coppiette? E non magari soltanto una donna dove poter allora, sfogare meglio la sua rabbia. Secondo me bisogna avere un taglio molto pratico nel valutare. Mai questo, parola fu più precisa in questo caso. Vabbè, nel valutare diciamo le azioni che compie il mostro di Firenze. Il mostro di Firenze che cosa fa? Che cosa ha fatto? Il mostro di Firenze ha come primo intento quello di uccidere subito le due persone. Non è un sadico, come spesso si dice, perché il sadico ha un godimento nel portare, nel creare e imporre delle sofferenze alla persona che portano in linea di massima, o spesso, ora io non sono un criminologo, però in linea di massima poi, portano alla morte delle persone. Lui questo non ce l'ha. Lui toglie subito di mezzo la sofferenza. Lui toglie subito di mezzo, e in modo razionale lui toglie prima di mezzo l'uomo, perché oggettivamente è quello che rappresenta il pericolo maggiore per una reazione che può avere maggiore l'uomo rispetto a una donna, o perlomeno meno controllabile da parte sua. E poi lui si accanisce sulla figura femminile. Usa l'arma bianca anche sull'uomo, ma sembra quasi per sincerarsi della morte dell'uomo. Ecco, quindi c'è anche un rapporto dell'utilizzo dell'arma. Una pistola è più fredda, è più distante, mentre magari un coltello, un'arma bianca è più vicina, senti il sangue, senti il calore, senti la consistenza della carne, eccetera. Quindi magari c'è un rapporto anche differente con la vittima nel momento in cui la colpisce. C'è un rapporto differente, però ecco, siccome il mostro di Firenze, la prima cosa che ha sempre fatto, quindi non è una cosa che mi sto inventando io, è una cosa che è stata acclarata, ha sempre prima utilizzato la pistola per uccidere immediatamente nel minor tempo possibile le sue vittime. Successivamente ha utilizzato l'arma bianca per sincerarsi, probabilmente, penso, della morte dell'uomo e anche della donna, e poi si è accanito sulla donna con l'arma bianca, con le famose scissioni in 4 casi su 8. Però ecco, l'intento sostanzialmente, almeno dal mio punto di vista, è essenzialmente punitivo di un qualcosa che la donna ha fatto e che a lui non piace. Questo è il suo intento. Vera. Allora, non solo a Giampaolo, ho una domanda a tutti quanti. Ma è possibile lui ce l'ha... Lui vuole far soffrire la donna, perché lei deve vedere prima che muoia il uomo, e sa che non ha via di fuga. Ma io penso proprio di no. Okay. Penso di no, perché la serie degli spari è ravvicinata, molto ravvicinata, immediata. Si tratta, io poi per l'appunto vado anche al poligono, quindi ho anche un certo tipo di esperienza con le armi. Ormai da alcuni anni, insomma, mi diletto in questa cosa. E la serie omicidiaria è fatta appunto da un brevissimo lasso di tempo, di pochissimi secondi. Non c'è il tempo di rendersi conto di quello che succede? Secondo me assolutamente no. Qui si parla di 5-6 secondi. E poi anche per sparare un caricatore da 8 o 9 proiettili, 8 proiettili nel caricatore più eventualmente un proiettile in canna, 4-5 secondi.
Francis. Ma poi lo dimostrano anche le perizie necroscopiche, i colpi estremamente, nella maggior parte dei casi, estremamente ravvicinati fisicamente l'uno all'altro, dimostrano che gli spari sono avvenuti in una sequenza rapidissima. Quindi questo discorso del sadismo non ha senso a livello semantico. Poi se uno poi vuole dare al termine sadico un altro significato, libero di farlo, sbagliando chiaramente, non rimanendo nell'Accademia della Crusca, ecco. Esattamente così, vi faccio sentire 8 colpi in 3 secondi e mezzo. Pa 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 pam, pam, pam pam. È così, 4 secondi? Li ho visti al poligono, meno di 4 per sparare 8. Sì, sì, me li sono guardati 1000 al poligono, e con una calibro 22 ti fai anche pa 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 pam, pam 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 pam. Quindi nessuno si accorge di nulla, sostanzialmente. Anche l'unico caso che potrebbe riflettere la casistica prospettata da Vera sarebbe Rabatta 74, in cui sembra veramente che la ragazza abbia avuto la disponibilità di reagire. Minimo 6 secondi di allarme, di consapevolezza di quello che avrebbe cambiato lato della macchina, tipo, secondo una ricostruzione, sì. Mentre negli altri casi veramente la ragazza viene fulminata nel giro di quei 6 secondi in cui si scaricano. Forse Baccaiano ha una dinamica un po' più dilazionata, come sì, sapete, ma penso a Mosciano, penso a Calenzano, arriva una pioggia di fuoco che sono fra i 5, come la boschetta, e i 9 proiettili, che li spara in un momento. Poi magari se qualcuno rimane in vita o rispara un altro colpo se ce l'ha. Però anche se ci pensate un attimo, anche nel 74, dove effettivamente La povera Pettini dicono ma allora Menardi è morta subito. No, quello è l'unico caso in cui non è morta subito la vittima maschile. Ma io so che Menardi ha preso un colpo in testa, ma Menardi ci ha messo 12 ore per morire, quindi no, non è morto subito. Non è morto sicuramente subito, ma con 3 colpi in testa sicuramente è andato subito in coma. È stato un errore del killer lasciarlo vivo, oppure non se l'aspettava? Ma secondo me non si può neanche parlare di errore, cioè quando si spara da 1,5 metri di distanza e a 2 persone che riescono a capire che c'è qualcosa fuori, chiaramente queste 2 persone che fanno? Cominciano a muoversi come pazzi, perché avere una persona fuori che ha già sparato magari 2 o 3 colpi verso l'uomo, la donna ha proprio l'istinto di muoversi, cioè ci sono state anche delle situazioni. Infatti anche, appunto, volevo dire, nel 74 non è che il mostro di Firenze non abbia sparato alla Pettini, gli ha sparate come? Non l'ha presa in punti vitali. Ora mi viene in mente anche Mosciano, forse col fatto che Carmela De Nuncio viene colpita a 2 braccia, può darsi che abbia avuto quei 3 secondi di consapevolezza finale, perché si para, prende 2 colpi nelle braccia. Quanto ci vuole ad alzare le braccia? Cose di secondi. 1 o 2 secondi. Sì, sì, c'è sì, anche un sì, particolare sì, che istintivamente fa. E poi ti arrivano subito i colpi. Certo. Sì, sì, sì. Quindi non si tratta neanche di errori del mostro. Il mostro, non ha fatto, cioè, il mostro voleva colpirla in punti vitali. Secondo me è anche indicativo un fatto che la sua intenzione fosse quella di uccidere immediatamente. Perché c'è un particolare, c'è una progressione. C'è un cambiamento, un'evoluzione nel suo uccidere, perché allora segna 68 è un po' particolare, sono 4 colpi per ciascuno molto ravvicinati in punti vitali, ma gli è andata nel bene. 74 potrebbe essergli andata bene, nel 74 però certamente non ha sparato alla testa, nel 74 non spara alla testa, succede un patacrac, cioè almeno dal mio punto di vista, nella ricostruzione che ho immaginato io, ma non spara alla testa. Secondo me combina un gran casino in quella situazione là. Prova comunque a sparare al vetro, ma perde il controllo. Io la vedo così. Dall'81 in poi sembra aver imparato e spara alla testa, perché non c'è più nessuno che praticamente non si becchi, mi pare. Non vorrei di fesseria, a parte Jean-Michel, ma anche lui si becca un colpo in bocca, perché gli spacca un dente, insomma, senza entrare in particolare. No? Comunque, lui da quel momento in poi, dopo il 74, da quel momento in poi lui spara sempre alla testa. Quindi è come se avesse imparato, quindi nel 74, anche per questo io dico che lui ha fatto casino, e da quel momento in poi lui, il che ci dimostra appunto 2 cose, che è uno che impara e che è uno che ha intenzione di uccidere immediatamente.
E quindi è questa la sua cosa. Lui impara e come fo gli spara la testa. Questo è come fo a far cosa? A uccidere subito. Ma per fare queste cose lui si prepara, fa delle prove per uccidere su magari su dei modelli o può darsi perché ci vuole un albero, nel senso magari ora io nel poligono non credo ci vada, perché poi credo che nelle indagini avranno anche raccattato bossoli anche ai poligoni. Ma magari non ha sparato con quella pistola al poligono. Oppure non avrà sparato con quella pistola. Io credo che un minimo ci provasse anche a sparare. Per fare in pochi secondi queste subito. Guarda, sì, insomma, certo. Un minimo di allenamento. Ma comunque, anche soltanto il pensare 9 colpi, di cui 8 in caricatore e 1 in canna, per mettere il colpo in canna, tu devi prendere il caricatore. Metti 8 colpi dentro, infila il caricatore, scarrelli, metti la scuola. Questo lo fai prima. Trovi, esatto, poi prima, trovi. Sì, sì, però non è che lo fai il primo coglione che piglia una pistola a mano. No, devi saperci fare. Infatti nel 68 devi conoscere il funzionamento. No, nel 68 secondo me ci sono 9 colpi, però va bene. Però, questo poi entro in discussione con qualcuno, ma nel 68 io, se qualcuno ritiene, io penso che ci siano 9 colpi. Ma Luca, un cacciatore però avrebbe... Ma sì, no, no, non voglio dire che è un superuomo, però neanche uno che è totalmente digiuno. Cioè, se io compro una beretta, va bene, la puoi comprare anche te, ti arriva nella scatolina, tiri fuori la beretta, apri il libretto delle istruzioni e te lo leggi. Dopodiché prendi, sempre leggendo le istruzioni, la prima volta metti le tue bei cartucce dentro il caricatore, poi come si fa? Si pigia questo, poi si punta, si spara, invento, non è così, ma probabilmente prima tu devi dimostrare un po' di cose prima di comprarti la beretta. Beh, certo. Però da arrivare a pensare a mettere 9 colpi dentro la pistola, ripeto, è un'operazione che non è che ti viene immediato, oggi sei YouTube, no, però tu lo scopri, ma gli anni del mostro, cioè anche la generazione del dopoguerra, cioè le armi ce l'aveva un po' in casa. No, in casa no però... Però c'era, non ti sto dicendo né sì né no, non è un parvenu che si inventa in quel momento di sparare, è uno che comunque almeno l'idea di mettere 9 colpi da qualcuno l'ha mutuata. Sì, ma questo sicuramente è chiaro che il mettere 9 colpi invece di limitarsi agli 8 colpi che si possono inserire nel carrello è già un passo in più. Ecco, ho scoperto si poteva fare leggendo di mostro di Firenze. Però è anche vero una cosa: che quando fra il tiro al poligono e il tiro che fa il mostro di Firenze c'è una differenza abissale. Cioè, il tiro al poligono, quello che è cosiddetto tiro accademico, è a 25 metri con la pistola. Io ho fatto tanto tiro accademico perché appunto volevo cimentarmi col tiro alla distanza. Poi però ci sono la sagoma può essere messa anche a 18 metri o anche più vicina a 12 metri. Sparare da un metro e mezzo possono far tutti. Senza ci vuole una gran mira. Ma no, non ci vuole proprio la mira. Cioè, a meno che uno non sia cieco, allora a quel punto va alla cieca, sì, da un metro e mezzo ti piglio per forza, tutte le problematiche che ci possono essere nel tiro a distanza non esistono. Lì c'è però un fattore tempo, quei 5 secondi, ci vuole sangue freddo per fare 9 colpi in 5 secondi. Una persona che arriva, si acquatta nel buio, ha anche modo di vedere spesso cosa succede dentro una macchina, anche se i vetri sono appannati, a parte poi il fatto che sono avvenuti tutti in periodo estivo, a parte il mese d'ottobre dell'81 che lì fu un caso un po' particolare, però è appunto vero che una persona che si avvicina e vede la sagoma della testa, perché spesso e volentieri ci sta che ci fosse anche la luce di cortesia interna alla macchina accesa, normalmente si vedono delle sagome comunque, sì. Come io penso che chi è stato in macchina con la propria fidanzata, insomma, più o meno la lucina accesa c'era spesso, ecco, magari nel momento in cui ci si rivestiva, sì, era fondamentale nella fase prima e nella fase ultima, insomma, magari nella fase intermedia no. Ecco la domanda diretta che c'è, Riccardo ci ha girato intorno, ma secondo voi tutti più o meno era impotente, cioè è, secondo me è ancora vivo, perciò è impotente oppure no? Per me non ha nessun non rileva questo fatto,
perché nel momento in cui almeno io penso che voglia punire la donna. Sì, ma il fatto di non toccare l'organo sessuale femminile, cioè che lo tiene quasi a distanza. Io non vorrei andare troppo sullo psicologico-psichiatrico, ma secondo me è un'impotenza più sentimentale che sessuale, perché è vero che non viene esperita nessuna azione sessuale, quindi il dubbio è più che legittimo, perché il mostro non agisce mai. Ma non tocca nemmeno. Sì, cioè, non palpa, cioè non manipola. Perché, lo tocca perché scinde. Ma l'escissione se lo porta via. È selettiva perché è pulita, non compiaciuta, immediata. E l'aspetto più disturbante dell'escissione è la parte anatomica che va a toccare. Perché se tagliava un dito, diceva: ma il mostro che taglia i diti, che era uno spregio, faceva effetto. Ma lui, che non l'aveva mai fatto nessuno, sì, ci sono dei casi di mutilazione genitale, ma non hanno quella morbosità. Lui dall'81 innesca quel format, quella marcia, crea il mito del mostro di Firenze, perché la cosa più disturbante è che non solo va a ammazzare due innocenti ragazzini, ma gli taglia lei il pezzo. Certo. E mi sembra più un'impotenza sentimentale, che l'incapacità emozionale che sessuale, che cioè una disfunzione erettile. E secondo o me appunto l'intento punitivo non ha nulla a che vedere con un'eventuale impotenza coeundi o generandi o quello che si vuol dire. E l'utilizzo dell'arma bianca sulle vittime o sulla vittima, come dice Valerio, qui è per me facilissimo citare Valerio e anche Luca che la pensa così, glielo ho sentito. L'arma bianca è il sostituto fallico del mostro, per certi versi. Lui penetra Stefania con un tralcio di vite e non penetra nessuna vittima col coltello, però quando io ti porto via il pube della tua fidanzata c'è una simbologia sessuale fortissima nei delitti del mostro. Sono delitti che sono maniacali, non sessuali propriamente intesi, perché divergono dalla tipologia del last murder, cioè di quello che lo vedi da uno che non capisce più niente, che ha una pulsione sadico-sessuale omicida e agisce. Invece lì no, è organizzato, è quasi sentimentale la cosa, tipo di compensazione sentimentale, cioè proprio è una guerra contro l'amore, scusate se frasi retoriche e poetiche, ma fa guerra ai fidanzatini, alle coppiette. Quindi uccide le coppiette perché è geloso, tra virgolette, del fidanzato. Io non riesco veramente, per me. Però c'è anche per lei. Sì, perché certo. Lei, certo. La parte bella di lei è solo quella, cioè il resto non conta niente, lui si porta a casa quello che interessa di lei. Però è la più prosaicamente significativa della donna, perché proprio, scusate, vi voglio riferire un simpatico proverbio maschilista toscano che diceva: la donna è la parte inutile che c'è intorno alla fica. E io questo proverbio mi ritocca in mente ogni volta che penso al mostro. Il mostro è l'applicazione pratica di questo proverbio, che il proverbio maschilista che si faceva, la donna è la parte inutile che c'è intorno alla fica. E se ti fai caso, è quello il proverbio che è in mente. Il mostro mi ricorda molto quel proverbio fiorentino, che è la la spersonalizzazione del soggetto donna ridotto solo al trofeo sessuale dell'organo. Era quella cosa inutile intorno. Sì, esatto. Che poi questo si trasforma anche in quelle che tu parlavi te, delle posizioni in cui lasciava le ragazze. Ecco. Cioè questo spregio, proprio questo disprezzo assoluto nei confronti della figura femminile. Quindi hai ragione, sì, non è proprio un bel proprio cosa da ricordare, però questo modo di lasciare la Carmela Di Nuccio, la Susanna Cambi, quelle che ha potuto addirittura, per non parlare poi della Pettiniglia, c'aveva anche un insomma. Quindi secondo te Luca non lasciava le vittime così a caso, ma aveva una disposizione proprio per mandare un messaggio? Allora, io su questo non ti so rispondere, perché effettivamente, come diceva prima Giampaolo, c'è anche da vedere un fatto, diciamo, pratico. Ok? La posizione in cui le lascia, la posizione in cui le ha deturpate. Quindi, semplicemente, potrebbe anche non ricomporle. Chiedo scusa. Allora, c'è... due messaggi di Lucas 78. Il mostro di Firenze, secondo me, trovava piacere nella notorietà dei giornali. Le eccezioni servivano a fare notizia. Nel 74 le 96 punzecchiature non hanno fatto scalpore più di tanto, ed è per quello che poi passerà alle eccezioni. Ma ci chiedo cosa ne pensate. Poi sempre lui dice: tocca nel 74 per mettere il calcio di vite, ha toccato e come? Secondo me no.
anzi forse è stata una cosa distante dall'esterno, comunque non era necessario. Allora, discorso anche questo, no? Dice ma lì allora tra l'altro abbiamo, ora per non rientrare nel tecnico, però un secondino fatemi ci arrivo, cioè lì abbiamo una perizia de Fazio, una perizia dell'FBI che è stata fatta, però allora erano anche dell'FBI un po' agli albori del profiling. Avevano poche casistiche su questa cosa, ora io non mi ricordo, mi sembra su Mastronardi De Luca che parlava di una trentina di casi in tutto che avevano sotto mano, non so se mi ricordo sta cifra, perdonatemi se poi non sa, però comunque si era agli albori, quindi intanto è tutto sessuale, intanto è tutto quindi cos'è sto mostro sessuale, intanto sono tutti impotenti, sì certo impotente, cioè credo che ancora non fosse maturata veramente la visione di questa tipologia di bestie. Quindi, però ecco, dice non lo tocca, quindi è impotente. Non lo tocca, ma apritela voi una cerniera al buio. Ci avete un coltello in mano, che fate? Vi mettete ad armeggiare con la bottone, con la cerniera. Tagli e via. Tagli e via, quanto ci stai? Le mutande, che dice, no, non gli tocca le mutande. Tagli e via, ma è pratica. Poi io sono, ripeto, e ritorno a quello che dicevo prima, sono una persona forse troppo razionale, però con questo non voglio dire che non è giusta l'altra interpretazione, però non è assoluta, quindi potrebbe darsi che sia semplicemente non le tocca per il semplice motivo che è più pratico in quest'altro modo. Facciamo una pausa e poi ritorniamo. Pausa, fascia pubblicitaria e torniamo. Sempre in diretta con La Notte del Mistero, la discussione si fa accesa, diciamo così. Stava parlando Luca, volevi rispondere te, Francis. A questo punto non rispondo. Non rispondo. A questo punto mi viene da domandare, visto che abbiamo una... Scusa, Ricca, perché a me mi è venuto un altro dubbio. Questo coltello era sempre affilato, perciò lui aveva qualcosa per affilarlo. Sì. Cose per affilarlo sono abbastanza comuni, insomma, non sì, sono di difficile reperibilità. Okay, però devi sapere come fare. Sì, certo. Un minimo di esperienza. Cioè, a me dà un coltello in mano e anche la fila coltelli, io dico sì, e mo che ci fa? No, veramente? Sì, no, sicuramente un minimo di pratica con questa cosa sicuramente ci sarà stata. Però ecco, volevo ritornare un attimo al discorso del taglio pratico, con il quale mi piace confrontarmi e mi piace affrontare questo caso. Per quanto riguarda cosa punisce il mostro di Firenze, perché abbiamo detto che non compie alcun atto sessuale. Cosa punisce in due ragazzini che si trovano spesso e volentieri e che lui magari vede diverse volte in macchina a far l'amore? Punisce l'amore, magari amore acerbo, però l'amore. C'è Deborah che commenta: ce l'ha da morire con le donne e fa di tutto per sfigurarle e umiliarle, svuotare la borsetta e spargere il contenuto e la ciliegina sulla torta. Cioè, secondo lei la borsa veniva svuotata e sparpagliata come ulteriore rispetto fatto alla ragazza, rispecchierebbe come una cosa... forma di spregio. Io concordo perfettamente. Ecco, forse secondo me era Deborah, ha centrato l'argomento. L'atteggiamento psicologico del mostro si traduce, più che dici sadismo, in una forte misoginia che noi dobbiamo giustificare, se con movente punitivo o con movente intrusivo di un altro tipo. Però è vero, la misoginia, perché l'uomo, come avete detto, proprio è un surplus che va eliminato velocemente, e poi lui uccide entrambe e si concentra spesso, 5 casi su 8, fa un trattamento speciale, un'attenzione speciale alla donna, 4 escissioni e il servizio di rabatta che è insomma corrispettivo all'escissione, perché c'è proprio un accanimento sulla donna. Quindi sì, l'elemento misogino. L'elemento, ho scrollato la sigaretta nelle patatine, chiedo scusa in pubblico di fronte a tutti che non avete visto, e è una componente misogina, sì, che si concentra e viene esperita e compiuta come odio verso la coppia, culminante nello spregio alla donna. Lei menziona una cosa che insomma mi verrebbe naturale interpretare così: la borsetta, quando viene svuotata, è un attentato all'intimità della donna, agli effetti personali della stessa. Sì, perfettamente. Simone, d'accordo. Però confondere acque con questa storia della borsetta. Cioè, Simone è da 2 ore che è lì, che ponte parla, infatti. Non è il caso del
Parla solo Massimo. È acceso, più vicino Simone. Simone? Ah no, quello non va, scusatemi. Passagli sì. Quello bianco, sì. Vai. Nel caso del 74 c'è il forte sospetto che la vittima e l'uccisore si conoscessero, quindi se lui va a rovistare nella borsetta può essere perché sta per cercando qualcosa di compromettente. Che lo colleghi? L'ha trovato? Capito? O no? Chi lo sa? No, la cosa clamorosa nel caso del 74 è che questa borsetta viene ritrovata nel campo di grano turco a circa 300 metri. Noi abbiamo fatto anche il video, li abbiamo quasi contati i passi, no? C'era da qui 300 metri. La borsetta venne ritrovata pulita, cioè nella 127 c'era un macello praticamente di sangue sparso dappertutto. Mi pare anche coloro che insomma chi lo ritrovò? Landi rimase scioccatissimo, no? E anche gli inquirenti che arrivarono sul luogo ebbero la stessa. Ma ci sono anche delle foto in cui c'è un poliziotto, un carabiniere che ha una faccia proprio, è tutto un programma. Però questa borsetta fu ritrovata incredibilmente pulitissima, senza schizzi di sangue né niente. E quindi si ritorna a questo fatto che secondo me incontrovertibile, che costui la sapeva lunga, insomma, ci sapeva fare, no? Cioè sapeva manipolare senza lasciare tracce. Non era un ma aveva così tanto sangue freddo e capacità di ragionare proprio, fare tutto. C'è anche un, ecco, c'è tal proprio, c'aveva, ma sicuramente c'aveva anche a tal proposito io ho letto anche uno spezzone del libro di Spezzi riguardo il delitto di Travalle. Delitto di Travalle, quella sera stessa, se non erro, una coppietta in zona a una coppietta parve di avvistare un tizio vestito in maniera strana, tipo tenuta da sub. E da lì che venne fuori la famosa diceria che sembrava vestito da sub. Vestito da sub, ma la cosa in un certo senso non suonerebbe troppo strana, perché con la muta da sub il sangue che ti viene addosso non rimane, se te la levi non rimane assolutamente, no? Però è anche... basta andare in un corso d'acqua lì vicino, anche se ti butti passarci nel mezzo, capito? Però il problema è che ti limita a movimenti, è una tuta del genere, non è molto elastica, nonostante in acqua è un discorso, ma comunque è abbastanza non è molto l'ansia, ma per mimetizzarsi di notte forse è l'ideale. Nera o blu scura? Tutto nero. Allora c'è, ma siamo sicuri che non faccia nulla di sessuale sui pubi prima di scendere? Come ce ne accorgeremmo se lo avesse fatto? Questo è Cristian, ma se non mi sbaglio dalle autopsie risulta dalle autopsie, le perizie dalle perizie non c'è stato nessun tipo di penetrazione, no ecco. Ma almeno questo è quello che risulta. Però esatto. Ecco, scusa, è interessante poi il discorso, ho sentito accennato un po', un assassino come dire che si interessa alla comunicazione mediatica, no? Ah sì, che influenzato dal cinema e poi... O dai fumetti anche. Sì, dai fumetti e che poi, come dice Filastò, interagisce, no? Interagisce, secondo me interagisce anche con le telefonate, cioè usa praticamente tutti i mezzi di comunicazione possibile e immaginabile. Probabilmente oggi userebbe anche internet. Facendo triangolazioni strane, no? Per non farsi beccare e così via. Ma... allora, poi... diciamo a uno e la sa lunga, come abbiamo detto nei nostri video. Lucas78 insiste col dire che quando è stato inserito il calcio di vite,
Dice, secondo lui è stata toccata. Ma forse è stata toccata anche in maniera involontaria. No, no, o... per inserire il calcio. Ma non esistono, cioè, non esistono graffi comunque. Non esistono graffi. Poi la penetrazione è stata veramente di, mi sembra, 1-2 centimetri. Pertanto, quindi, quasi appoggiato. Quasi appoggiato. Anche qui cito l'amico Oltremari, non è che il mostro avesse una fobia del contatto con la donna, perché Carmela De Nuccio viene o sollevata o trascinata, Pierontini anche, quindi contatti fisici con la donna ce l'ha il mostro. Diciamo che quello che veramente bisogna prendere atto e lo possiamo acquisire, il mostro non indulge alla manipolazione del corpo femminile, per quanto sia noto come serial killer che taglia i pezzi di carne alla donna. Il pube e il seno poi, quindi, però alcuni hanno voluto restringere, dice lo fa senza toccarla, però comunque le donne vengono spostate, disposte, vero che lui non indulge, però anche il trattamento che fa Stefania Pettini, se non chiami contatto quello quando mi passi non so quanti minuti, ecco, a proposito, non è il suo intento, non gli interessa. Gianpaolo, scusa, a proposito della Pettini scrivono, salve a tutti, la Pettini non venne scissa ma fu l'unica sfregiata in volto? Allora, lo sfregio al volto della Pettini, e mi rifaccio alla spiegazione che ne dà Valerio, sembra essere accidentale. Nella colluttazione si è sembrato di spiegarlo, a mio parere anche in maniera plausibile, col fatto che lei ha una reazione, lui ha in mano l'arma bianca perché ha finito i colpi e appunto dà una specie di pugno con il coltello in mano e quindi... ne risulta anche quello squarcio che gli apre, sì, che è veramente impressivo. Se il mostro l'avesse fatto con malizia rientrerebbe a pieno diritto nelle firme del mostro, perché è impressivo. Però sappiamo che il gusto per lo sfregio del volto della donna non è una costante nel mostro. No, sembra proprio accidentale. Esatto, del caso del 74. Nel caso del 74 sappiamo che Pierontini viene sparata in faccia, però anche quello è un fattore circostanziale. Anche lì Valerio la spiega, un momento che loro si alzano e reagiscono. Allora, così come la Migliorini. Sì, la Migliorini anche lei in fronte. Sì, al volo, sì. Però col proiettile. Sì, non col coltello. No, infatti lo sfregio no. Lui fa sfregio solo alla Pettini, con quelle coltellate in tutto il corpo. Per il resto l'escissione è sempre una cosa ammirata, come mi dicevano, pulita, la definiva Oltremari, con riferimento alle foto. C'è una specie di replica, però, di queste punture, punzecchiature, non so come... Ah. No. E questa replica, per l'appunto, avviene proprio a Vicchio, che è la prima, la povera Pia, è quella che gli viene... per primo subisce la mutilazione del seno. E prima di fare questo, l'assassino fa sette punzecchiature. Dove? Intorno al seno. Okay. Quindi è come se non sono prove di taglio? Sì, sembrerebbero, ma sono punzecchiature. Quindi chi le ha detto, non mi ricordo ora, scusatemi, non mi posso ricordare tutto, però si parla proprio di sette nuove punzecchiature, come se avesse esitato un'altra volta. La logica dovrebbe essere De Fazio, non me lo ricordo. Può darsi sia bravo, sì, ci sta che sia De Fazio, e riporta questa specie di esitazione prima poi di passare effettivamente all'azione. Alla mutilazione della cosa, però ripete, sembrerebbe, ve la butto lì come suggestione, sembrerebbe rifare un'altra volta quello che aveva fatto, vabbè, 96 volte prima, ma cioè che comunque rifà rientrare queste, le punzecchiature e i tagli fanno parte di li fanno rientrare spesso in un'unica psicopatologia, no, in una diciamo patologia psichiatrica, in un tipo di malessere psichiatrico, che è quello di appunto tagliare la carne, tagliarla, punzecchiarla, togliere parti. Quindi è comunque infatti, e questo lo disse anche Valerio, su sto punto qua il mostro di Firenze ha molti tratti in comune con Jack lo Squartatore, perché Jack lo Squartatore sembra, anche se lui è più cruento Jack lo Squartatore, soprattutto nell'ultimo delitto, però lui portava via anche lui parti femminili, lui portava via tutto l'utero, però lo faceva anche lui, e anche Jack lo Squartatore uccideva subito, perché tagliava la gola, sembra quasi le conoscesse, le prendesse di sorpresa, e alle spalle un rapido colpo le uccideva subito,
poi si fermava, faceva, quindi da sto punto di vista psicologicamente, lo disse Valerio Scrivo anche all'ultima trasmissione, Jack lo squartatore assomiglia tantissimo al mostro di Firenze. Abbiamo un messaggio da parte di Nick Mon. Secondo me si comporta più come un giustiziere moralista che come uno in preda a raptus sessuali. Ma un moralista generico o un moralista verso qualche rabbia in particolare? Questo mi verrebbe forse. Cioè il morale, perché è stato violato il morale etico generale. Beh, di qualche religione. Sono tutte simbologie e interpretazioni che sottendono a quelle azioni. Te ci trovi la componente sessuale che però non è espressa propriamente nella dinamica eterosessuale tradizionale. E c'è l'elemento moralista, perché uno dice lui è talmente fissato con le coppiette, vorrà punirle, ammazza, quindi vuole far del male alle coppiette, quindi la componente moralistica sembra giustificatoria, perché magari c'ha qualche disturbo di formazione, dice è peccato, oppure non dovete fare l'amore prematrimoniale o cose si del entra genere. Nell'inconoscibile, capito, le motivazioni più profonde, uno, cioè, il moralismo, la punizione di carattere religioso, morale, chissà, sembra, cioè, capito, può essere una spiegazione, perché questo ci devi dire perché ti piaceva ammazzare le coppette e maciullare le ragazze, che non si esce per denaro, cioè, no. L'hai fatto per quei tre motivi, misto fra sessuale, follia, esoterico, moralista. Poteva avere magari una famiglia bigotta, molto. Vengono istintivi questi passaggi, o al contrario, perché molto religioso. La domanda banale e prosaica è che cosa cazzo ha generato questa forza, questa pulsione aggressiva che crea il mostro di Firenze, perché siamo oggi a parlarne scioccati dai risultati, dalle conseguenze. Tutti noi ci siamo immedesimati, cosa ci porta deliberati a prendere di mira le coppie? Poi quando entri nel giro e sai che sei un mito dall'82 in poi, ti diverti anche. Sei anche un me... po' esaltato, sì, in questo sì, senso. Sì. Io un secondo solo, poi ti faccio parlare rapidamente prima che dico solo una cosa. Dopo do una suggestione diversa, perché secondo me non è né moralista, o meglio, c'è anche delle alternative fra il moralismo e il raptus, e mi piacerebbe poi darvela, però lascio la parola un attimo a... Ora c'è Etrusco, forse vuole dire qualcosa, ma era una domanda velocissima. C'è una domanda proprio per Etrusco. Se può precisare una sua affermazione dei bossoli spigliati in maniera sospetta. Dei bossoli? Spigliati in maniera sospetta. Ah sì, lo scrive il Giuttari. Il Giuttari. Il Giuttari nel suo libro analisi, no, anatomia. Anatomia di indagine. Sì, quello lì. Nelle prime pagine in cui dice e scrive che praticamente questi nel fascicolo vengono ritrovati i bossoli che in primo luogo non dovevano trovarsi lì, ma avrebbero dovuto essere distrutti. E in secondo luogo l'incartamento viene appunto trovato chiuso con la cucitura, insomma, con sì, i punti. Spigliati, lui dice, cosa spigliata. Non si fa mai. Questa è e però sbaglia. Questo è ciò che scrive lui. Perché sbaglia, Luca? Perché non è vero. Perché il caso non era chiuso. No, no, perché proprio a Giuttari gli è successo un'altra volta. Ah. Ma l'ho detto. Giuttari. Sì, che dice che in realtà credo sia Mignini che dice questa cosa. No, è Giuttari. Allora poi Giuttari, sempre nello stesso libro, gli succede la stessa identica precisa cosa di un reperto spillato neanche alla perizia, ma al fascicolo. Al conto di quanto gli è costata sta perizia, perché dentro non c'era. Dentro la busta c'è scritto contiene reperto della perizia fatta il 10/12/1900 ed è il fazzolettino trovato a Scopeti, che viene trovato, quello fazzoletto che poi si è stato fatto il DNA recentemente, quindi anche quello c'è ancora. No, dove c'è Salvatore, quindi, il DNA di Vinci? No, c'è il DNA di Gravesvili di Nadimorio. Proprio Giuttari lo scrive, che lui ha trovato quel reperto spillato dentro una busta, attaccato a una perizia, dentro il fascicolo del PM Canessa. Faccio il nome perché il nome l'ha fatto lui. Perfetto. Quindi è scritto sul libro, mi sembra... Mostro di Firenze, appunto, o qualche cosa del genere. Quindi, quindi non è vero che queste cose non succedano. Voglia se succede. Qui, solo in questa vicenda, è successa due volte. Quindi,
Poi non è nemmeno vero che i boscoli andranno distrutti, non c'è nessuna legge che lo dice, perché la legge parla di munizioni da guerra o parte di munizioni da guerra. I boscoli esausti, come dice nella circolare del Ministero, e come è sempre stato risaputo, chiedetelo al giudice, non sono munizioni. Ma poi attenzione, se non mi sbaglio, Stefano Mele venne condannato a 14 anni per l'omicidio della moglie in concorso con altri. La pistola non fu trovata, quindi... E pertanto il caso non era chiuso e pertanto il fascicolo non doveva essere diciamo distrutto. Esatto. Comunque, secondo me, anche in questo caso, praticità. 5 bossoli di calibro 22 sono piccolissimi. Furono trovati spillati probabilmente dal colonnello Zuntini, anzi sicuramente dal colonnello Zuntini, che fra l'altro mi sembra aver letto da qualche parte era solito, eventualmente se la prova non era particolarmente voluminosa, spillarla direttamente alla perizia. Ora, se noi prendiamo una bustina di plastica, ci mettiamo dentro 5 bossoli di calibro 22, è una cosa piccolissima che può tranquillamente essere spillata alla perizia, perché non fanno nemmeno spessore, non fanno nemmeno spessore, cioè manca. Chi ha visto un bossolo calibro 22, cioè, si stupisce della loro potenza devastante che hanno avuto nel caso del mostro di Firenze. Sì, anche perché ricordiamoci che quelli impattavano con i vetri, per dire, spesso non arrivava nemmeno dalla parte opposta. Per cui ecco, sì, a norma di legge, in linea teorica, del tutto teorica, quindi a norma di legge, dopo un anno dalla chiusura del processo, le prove dovrebbero in linea teorica essere distrutte perché c'è una condanna definitiva nel caso del 68 dopo 4 gradi di giudizio addirittura. Per cui in linea teorica sì, però se poi si va alla realtà dei fatti, della situazione, degli archivi penali italiani, c'è tutto il contrario di tutto. Quindi nessuno si stupisce nella realtà dei fatti perché una piccola bustina microscopica sia stata trovata spillata. Però scusa, cioè è una cosa più teorica che reale, ecco. Se forse magari mi sbaglio, ma non è neanche in linea teorica questo, perché soltanto alcune tipologie di reperti in sequestro devono essere distrutti e immediatamente, nemmeno in attesa. La droga, tutti gli oggetti non possono essere né prodotti né fatti circolare. Sì, poi c'è tutta una regolamentazione esatto, di tutti gli altri, ancora più precisa e tutti pignola. Gli altri non se ne porta e lo stesso vale per esplosivi e per le munizioni. Ma di tutti gli altri si dice che viene emesso decreto di istruzione da un magistrato, perché poi tra l'altro il decreto può essere appellato, si può fare ricorso verso questo decreto. Non credo, mi pare, però non vorrei dire bischerate, che nemmeno su questo ci siano dei tempi, anche se poi chiaramente, infatti gli uffici giudiziari, gli uffici della conservazione al tribunale dopo un po' si riempiono, quindi sicuramente lo devono fare, però non vorrei sbagliare, ma non credo ci sia, se non per determinate specie merceologiche, non penso ci sia una specifica, anche perché sì, credo anch'io che sia una ulteriore sottoregolamentazione più specifica per quanto riguarda i singoli oggetti. Volevi fare una domanda, sì, Riccardo? Però era perché si è aperto un altro argomento dalla domanda che è stata fatta Etrusco su quello che si stava dicendo prima, cioè sul carattere di questa persona, sul movente, sul fatto che fosse un moralizzatore perverso. C'è stata un'immagine, è stata pubblicata sul gruppo Facebook, che mi ha fatto un po' senso. Cioè è stata pubblicata qualche giorno fa l'immagine dei funerali di Vicchio con una frase sotto, lui era lì o qualcosa del genere, no? Ecco, la domanda che io vorrei porre un po' a tutti voi, ecco, questa poi ci sono state una serie di commenti che ora non ricordo molto bene, ma ecco, lui era lì, che significato ha? Lui era addirittura al funerale in piazza Vicchio? Beh, lo vado a dire agli inquirenti se lo sa. Ecco, no, appunto, volevo sapere se
appunto qualcuno di voi c'ha qualcosa a dire al riguardo di questa. Guarda, voglio dire solo una cosa che di parte, no, cioè, qualunque paccianista sa che Pacciani era in Piazza Giotto durante il funerale. Era questa. No, lasciamo per a parte questo, no, a parte questo, anche a me concordo che quello stesso posto sembrava dettato, esatto, non proprio da una sincera voglia di approfondire, di comprendere, ma più da una morbosa curiosità relativa alla presenza. Perché te come l'hai presa, scusa? Ma inquietante, cioè sì. Un'immagine di un funerale, quindi cioè anche sentire tutte le sensazioni dolorose dei parenti, vedere le bare bianche, cioè una cosa veramente, io farei di tutto per non essere lì, capito? Ma addirittura il mostro è così mostruoso, eh sì, da andare in piazza e sentire il dolore di una comunità intera? Beh, da quello che ha fatto, certo, mi sembra. No, vabbè, però. Secondo me era il suo proprio. Lui stava da Dio in quella situazione lì, secondo me. Sì, ma tante persone saranno anche guardate negli occhi, cioè, nel senso, poteva tradirsi in qualche espressione, non lo so. Ma probabilmente era una persona del posto, perciò era normale fosse lì. Capito? Cioè, se ci andavi te che non c'entravi niente, ti avrebbero magari guardato per dire questo chi è, cosa ci fa qua? Ma uno magari del posto era normale fosse lì. Secondo me era, non dico in tutti, ma secondo me... Se hai avuto la freddezza di fare c'era. Questo tipo di omicidi, avrei avuto anche la freddezza di... Bisognerebbe avere la fortuna di recuperare gli archivi. Sarebbe Latta e Boschetti. 10 anni di distanza, vedi la stessa faccia. Se vedi la stessa faccia lì... ma c'era Simone, vuole dire qualcosa. Simone? No, mi ha preceduto lui dicendo... Ma mi sa che questa cosa l'abbiamo detta, non mi ricordo, in qualche video, che siamo quasi certi che la mattina del 15 settembre 74 ci fosse anche lui tra in quella folla gigantesca, no, che si accalcava lì intorno alla 127. Intorno alla macchina sì, sicuramente. Sì, perché poi c'è questa telefonata del pomeriggio in cui un anonimo segnala la borsetta. La borsetta lì ficcata, posizionata dentro il campo di grano bianco, no? E che non era visibile sta borsetta qui. Non era visibile. No, se non andavi direttamente lì. E quindi tutto rientra in questo, appunto, in questa voglia di giocare, anche se è un gioco veramente tremendo. Perché no? Altro era una sfida ulteriore. Sì, appunto, ma è diciamo un figuro che si diverte anche a fare giocare il gatto e tutto, insomma. Sì, no, però sicuramente, ecco, l'ha sempre fatto quando dico io la mia idea, Simone, è che quando lui c'era la gente in galera, sì, e lui uccideva, non è che uccideva per liberarli, no, era semplicemente per dire io sono qua, certo, e non mi prendete, certo, per divertirsi alle, esatto, spalle di tutti quelli che cercavano di acchiapparlo. Ma io farei, ecco, la prossima volta, o comunque una delle prossime volte, e fossi voi, fare una trasmissione sulle telefonate in genere di questo caso. Vabbè. Ma in particolare sull'ultima, cioè quella che ricevette la della Monica, il cui telefono era sotto controllo, no? Che ci hanno fatto vedere, io ho visto io non avevo assistito a quella trasmissione mi pare su RTV 38, no? Mi pare, sì. In cui sì, c'era Vieri Adriani, a un certo punto comincia a parlare di questa telefonata e della cui esistenza nessuno sapeva, no, alcunché, no? E poi alla fine, quando gli domandano, ma scusi, ma lei come ha fatto ad avere queste informazioni, queste notizie? E lui candidamente dice, ma questa è agli atti, io l'ho trovata agli atti sta roba qui. Addirittura, nel video di nessuno ne aveva mai parlato di YouTube, nessuno, quasi nessuno, evidentemente. Libro di? È sul libro di Adriani, Cappelletti, Maugeri, ecco. Delitto degli scoletti, Molto interessantissimo, perché
molto abbastanza tecnico, poi comunque si legge bene e c'è proprio questa fa impressione. Sì, ma Trinipet diceva bene, accennava a quel filone di filmografia, no, di inizio anni 70, e sembra quasi che il nostro uomo, insomma, li abbia visti tutti questi film qui, no? Cioè, le telefonate dell'assassino, l'assassino al telefono, no? Le telefonate dei vari maniaci che si ripetevano in questi film, no? In questi film soprattutto gialli. Capite? No? La teoria di Filastò. Ispirazione, Filastò, lo stesso Filastò inizialmente propose questa lettura. Quando parti da parlare, certo, sempre l'ora. Sarà un caso, non credo. Sarà un caso, io non credo. Si va in fascia, due minuti. Sempre la notte del mistero, sempre in. Vogliamo salutare il buon Etrusco, Simone, che ci. Grazie mille per lo spazio e il tempo concesso. Ma sei sempre il benvenuto, lo sai. Perciò, grazie anche a Massimone che mi assiste sempre in queste avventure, video. Grazie, grazie a te, grazie a te. Ciao Etrusco, ciao Massimo, grandissimi. Ciao belli, buonanotte. Ciao ragazzi. E la vera si è data da fare anche per il dolce e per i viveri. Vabbè, noi godiamo di questo. Si casca sul mangiare. Cercate di fumare meno. Ecco, appunto. Salutiamo anche una persona che ci sta ascoltando, Marianna, e che ci fa anche dei complimenti, vabbè, tutto insomma sulla trasmissione, e quindi insomma possiamo anche procedere con la nostra trasmissione. Una domanda volevo farvi, se volete. Se no alla fine giustamente no. Volevo ricollegarmi un attimo a un discorso fatto prima sulla cosiddetta maggiore o presunta maggiore intelligenza del mostro, comunque maggiore capacità di sfuggire agli organi della giustizia. Se questo fosse vero, allora sarebbe vero anche che tutti i maniaci che hanno colpito a Firenze e che hanno ucciso tantissime persone, prostitute, ragazzi, omosessuali, sarebbero tutti degli intelligentoni imprendibili. Cioè qui abbiamo una serie di delitti molto lunga, assolutamente irrisolta. Quindi delle due l'una: o è un sistema che purtroppo riesce a prendere pochi colpevoli, indipendentemente dal loro grado di intelligenza. Ricordiamoci che nelle investigazioni la chiudi nelle prime 24, massimo 48 ore, se no... Esatto, questo addio. È quello che dicono sempre gli organi inquirenti, chi è sul campo. Esatto. Quindi, allora, delle due l'una, o c'è una massa di persone, di assassini, tutti superiori come intelligenza alla media, oppure è il sistema che purtroppo non funziona. Quindi, ecco, secondo me non ci sono gli elementi oggettivi per dire che il mostro di Firenze, dal punto di vista dell'intelligenza e del saperci fare, sia risultato superiore agli altri assassini, comunque, o alla media, o sia riuscito in modo rocambolesco, sempre per la sua intelligenza, a sfuggire appunto alle trame della giustizia. Non ci sono elementi per dire una cosa del genere. Qui è un sistema che purtroppo, penso anche storicamente, non riesce a prendere molti colpevoli. Diciamo che oggi col DNA è molto cambiato. Diciamo che ha avuto anche una fortuna di essere, di aver operato in un periodo in cui ancora non era così facile colpire e catturare i colpevoli. Sì, non era così, indagini disordinate. Anche, però ecco, sì, possiamo metterci anche dentro le indagini che possono essere state disordinate, non condotte come magari avrebbe voluto il protocollo, però non abbiamo proprio elementi per poter dire. Qui c'è proprio un sistema che di tutte le persone uccise a Firenze in quegli anni non è stato preso nessuno.
E questo è il dato di fatto. Cioè, quindi perché il mostro di Firenze dovrebbe essere più intelligente degli altri? Sulla base di cosa lo diciamo? Ha avuto fortuna di colpire in un periodo... Può darsi che abbia avuto fortuna, però se non è stato beccato nessuno, allora sono tutti dei grandi intelligenti, dei grandi intelligentoni. Tutti capaci, con un'intelligenza superiore alla media, di sfuggire agli organi della giustizia. Io non penso che sia una cosa che sia questa la direzione da seguire a livello di pensiero. Quindi è un sistema che purtroppo riesce solo o riusciva solo in casi limitati a prendere l'assassino. Secondo me non ci sono elementi per dire che il mostro di Firenze era una persona più intelligente degli altri, o però più scaltro o più furbo. Gianpaolo, tra intelligenza e intelletto intellettuale, un sinonimo, c'è un gap molto molto grande, no? Una persona può mai essere andato a scuola, mai letto qualcosa. No, questa è la differenza, no? Tra intelligenza e cultura. Just because both the words are deriving from the same root, which is intelligo, the Latin verb intelligo, è la stessa radice sia per intelletto che per intelligenza. No, scusa, vorrei intervenire la nota etimologica. Va bene, io penso sempre una persona può essere non molto intellettuale, però molto intelligente, perché impara, per quanto io ho imparato, correggimi Francis, intelligenza è una cosa, se io so che questo bicchiere di carta mi cade, no? Se non la tengo in mano e butto qualcosa dentro e la prossima volta non lo faccio più, è già un segno di intelligenza. Quindi si vede anche, come diceva Luca prima, lui da omicidio a omicidio, cioè quindi da caso a caso, cambiava, migliorava, non è la parola sbagliata, però decentemente detto migliorava, diciamo che si specializzava. No, si specializzava sicuramente, sì. Sicuramente la differenza di sicuro c'è fra cultura e intelligenza, c'è un divario su questo, penso che non ci sia alcun dubbio. Il problema era un altro, cioè il fatto di dire, avere elementi per dire che il mostro di Firenze fosse in modo particolare scaltro. Io non trovo questi elementi, qualcuno me li furbo, dia. Furbo forse. Ma neanche, non ho elementi oggettivi per dire quando tutte le persone uccise a Firenze, non solo quelli uccisi dal mostro di Firenze, quindi solo le coppiette, ma tutte le persone, nessuno è stato condannato, nessuno è stato preso. Quanti ce ne sono, Gianpaolo, che li hai ripercorsi così bene nelle ultime puntate? No, quanti sono? 25-30 delitti irrisolti? Solo a Firenze, solo a Firenze, perché noi abbiamo fatto una serie di puntate appunto ripercorrendo questi delitti fra virgolette collaterali che possono o non possono essere ricollegati alla serie del mostro di Firenze, però qui non è stato preso nessuno. Quindi o sono tutti intelligenti o è il sistema che non funziona, funziona male. Ci dicono che però per gli altri assassini non si sono mossi team di criminologi né è stata creata una SAM. No, però anche questo. Però hanno ottenuto gli stessi risultati, perché vabbè che ci sono state delle sentenze, ma il mostro di Firenze continua a essere un mistero, come è un mistero chi ha ucciso Miriam Ana Escobar, chi ha ucciso Gabriella Caltabellotta, chi ha ucciso la Meoni, la Cuscito, la Manfredi, no, la Monciatti, e chi ha ucciso Vargiu e Vinci, chi ha ucciso la Malatesta e il figlio, chi li ha uccisi. E però, come scrivevo recentemente nel gruppo, ci sono due casi, ad esempio l'omicidio di Via della Scala, che poteva essere uno dei tanti, e abbiamo trovato l'assassina, che si chiama Daniela Cecchin, nel 2003. E così anche l'omicidio di Ugnano, dove, che ha fatto molto scalpore, ha richiamato la memoria del mostro, con una donna uccisa crocifissa, ma soprattutto ammazzata spaccandole la vagina con un oggetto di legno, e anche lì poteva essere un delitto misterioso come tanti, e ha avuto un colpevole. Quindi forse uno può pensare veramente che questi delitti si siano creati in quel contesto, che ci siano molti matti, magari non serial killer ma pazzi omicidi che operano a Firenze. Forse 5 o 6 li puoi scremare così, dando per scontato che ci sia un autore sconosciuto
però no, oppure che alcuni due o tre siano collegati al mostro, o che siano collegati fra di loro, che siano un principio seriale. Sì, ma fuoriuscendo, ecco, dal contesto fiorentino, in cui sono tantissimi i delitti ancora irrisolti, la maggior parte, suppongo. Non ho quelli maniacali, sì. Non ho i numeri precisi sotto mano. Senza contare quelli politici o quelli per rapina. Sì, ma sì. Fuoriuscendo dal territorio fiorentino e andando al territorio toscano a livello nazionale, il discorso non credo che cambi. No, c'è il famoso delitto del 47, del delitto del Corpus Domini, che è tuttora Togliano. Esatto, di Togliano, bravissimo. Togliano, sì. Che è tuttora irrisolto. Tuttora irrisolto, ma ce ne sono una miriade. Quindi avere degli... cioè fare un'affermazione in modo sicuro, dicendo il mostro di Firenze è una persona particolarmente scaltra, particolarmente intelligente, su quali elementi si fa? Io credo che, certo, il mito del mostro che tutti creano, un macchia nera, un genio del male imprendibile, è una... Ma non ci sono elementi, sì, obiettivi, io almeno non li trovo. Ma è una degenerazione interpretativa. Posso prego dire una cosa, mi introduco fra di voi? E io fra di voi è stato il pensiero di tutti i maschi, qui non volevo dirvelo. Per l'appunto c'era Charles Aznavour che la cantava stasera. No, io credo una cosa, io credo che fosse, ma ve l'ho avuta a sensazione, io credo che fosse una persona intelligente, nel senso, però rimane più un'opinione personale, più, rispettabilissima, ti posso anche ma un'opinione perché. No, ma ti posso anche dire perché penso se fosse una persona scaltra e intelligente, però non credo che c'entri un tubo col fatto che non venisse preso. Sono due cose che non sono l'una la conseguenza. Non collegate. No, assolutamente. Cioè, il fatto che questo non venisse preso è principalmente dovuto alla difficoltà di risolvere un caso del genere, che non ha movente, perché questo è uno psicopatico. Lo dico io, ma insomma, è uno psicopatico. Come li risolvi i casi? I casi li risolvi andando a vedere nella famiglia, andando a vedere chi ce l'aveva con te, andando a vedere dai tuoi informatori chi poteva aver preso quel carico di droga. Ma qui non ci sono, non c'è famiglia, e tipo là, le vittime sono, guardando la vittimologia, le vittime sono tutte scollegate fra di loro, non ce n'è una che conosca e l'altra, una le a sud e l'altra le a nord, non ci sono informatori, non ci sono testimoni, ma per forza non, cioè, è difficilissimo un'indagine così. Ma c'è chi ne ammazzai 90 prima di essere preso, Cicafilo non so quanti ne ha fatti fuori prima di essere beccato. L'Andrew, se ne parlava l'altra volta, ha fatto fuori diverse donne, tanto furbo non era, a loro li facevano, alle donne che voleva uccidere gli faceva il biglietto di sola andata e lui si faceva andata e ritorno dalla cosa. Però credo che fosse intelligente per due motivi, perché comunque mediamente uno psicopatico è abituato a usare la razionalità, perché gli manca tutto uno spettro di conoscenza emotiva, e quindi lui sostituisce la parte razionale con la parte razionale, sostituisce quella parte, e poi perché oggettivamente dimostra tanto sangue freddo nel fare le cose. Ora non è sicuramente un indice di intelligenza, però neanche può. Poi io ho qualche ricostruzione e mi fa pensare veramente fosse una persona dal grande sangue freddo e di grande intelligenza. Anche fermarsi lì e pensare di nascondere i corpi a Scopeti significa che lui ha un disegno in testa, al di là di quale sia questo disegno, va bene. Io ritengo, ho già spiegato qual era la mia idea, ma mettiamoci nell'idea, se ha ucciso la domenica, la rifaccio un po' lunga, ma se ha ucciso la domenica può darsi che lui volesse fare arrivare la lettera prima dello scoprimento. Questa è intelligenza, ma forte anche. La lettera alla della Monica con dentro il biglietto sigillato con due colle, questa è intelligenza. Questa, cioè, è più che intelligenza, no, è organizzazione. Sì, con errori di grammatica però. Ma Francesco Vinci, che ha scritto la lettera, sì, ti amo Barbara, sì, e che buonanotte, no, ma Penol, cazzo, sì, ma era, sì, è un signore di intelligenza, andò a piglia, raccontato mi sembra da Spezzo, no? Che gli piglia il pacchetto di sigarette e gli dice e glielo spiacci a mano e gli dice questo capito, è sempre un pacchetto di sigarette, ma non è più niente. Quello che vorresti dire te, Luca, è che quindi poteva essere anche un caso per una volta, per due, ma per otto andati sempre, diciamo, come aveva o quasi. Non è proprio più un caso, no, 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 no. Io dico che le due cose sono scollegate. Ritengo sia una persona intelligente, appunto, dico perché per però non è quello che l'ha fatto andare, che l'ha avuto fortuna, certo. Ci sono tanti altri fattori, perché le indagini vengono fatte, ma tuttora con certe procedure legate a vecchi modi di fare,
ti vanno a vedere, ora non voglio tirare in mezzo, ma vanno a vedere i precedenti, ma questo l'FBI lo diceva, non è detto ci abbia precedenti specifici, magari ha dato fuoco ai gatto, capito? E dovresti andare a cercare uno che incendiava le macchine o i motorini. Che questo è il serial killer. Comunque maniacale. Un comportamento sociopatico, però non necessariamente legato alla sfera secondo sessuale. Secondo voi quindi conosceva un po' le procedure di indagine dell'epoca? Potrebbe essere dell'ambiente, diciamo, della polizia, carabinieri, comunque sapendo, conoscendo un po' come sono le procedure, poteva sviare, diciamo, ma non ne aveva la necessità di saperle le procedure per spiare. Ma poi ecco, il fatto di saperle secondo me è un falso problema. Cioè, nel momento in cui, per esempio, faccio un accenno, il 68, una moglie fedifraga viene uccisa insieme all'amante in macchina. Allora, uno psicopatico puro organizzato potrebbe pensare, chi vanno a cercare per primo? Il marito. In secondo luogo, se non è stato il marito, chi vanno a cercare? Un amante con precedenti penali. Perché la logica e i protocolli questo vuol dire di conoscere azione, i protocolli, conoscere la... Sì, ma ci si arriva anche... intelligenza dell'assassino, allora. Di intelligenza basta avere un'intelligenza media, no, ma vuol dire non particolarmente sviluppata. Cioè, in un caso di donna, un amante uccisa insieme, cioè due amanti uccisi, e una di queste, la donna c'ha il marito. Il primo che vanno a cercare è il marito, ma perché non è che ci voglia poi tutta sta scienza. Più che l'intelligenza è un difetto nei protocolli. Quando Perugini andò negli Stati Uniti, prima di tornare, prima di tornare in Italia, il profiler con cui parlava lui gli disse: io ti auguro di non trovare un soggetto di questo genere qua, perché non lo prendete. Quindi già c'è una consapevolezza che non lo prendi, che è difficile, che non è una banalità. Quindi più che un effetto della sua intelligenza e non essere stato preso per tanto tempo, perché ho addirittura mai, è perché i protocolli erano non adeguati a una situazione di questo genere. Quando si sono resi conto gli inquirenti che forse non sarebbero mai riusciti a prenderlo, vista la storia poi col senno di poi, o se ne sono resi conti? L'hanno preso, Riccardo. A livello, sì, alla fine sì, qualcuno è stato preso. Però allora, se è stato preso, come diceva giustamente Valerio in qualche puntata fa, cioè se è stato preso il caso è risolto. Cosa ne stiamo a parlare? No, non è risolto perché ci sono 3 duplici omicidi che ancora non hanno un colpevole per via giudiziale. E comunque rendiamo anche onore a tutti voi che siete convinti che anche i delitti passati in giudicato siano degli errori giudiziari, no? Cioè è legittimo anche questa cosa, no? È un'ovvietà, perché se te sono passato in giudicato, quelli altri te chi li ha fatti? Allora qui da qualche parte c'è una prassi classica. Quando processano i serial killer non li processano mai per tutti i delitti, è tipico, gli attribuiscono 4-5 e in quel caso no, è veramente come dici, non sono riusciti. Però ricordiamoci che se parliamo di costruzione giudiziaria, Pacciani è stato condannato in primo grado per tutti i delitti dal 74 in poi, quindi senza il 68. Sì, esatto, e senza 68 e prima che esistesse Lotti. Poi è venuto fuori Lotti, ha dato un'altra prospettiva e hanno sposato quella nuova, perché mai nessuno parlava di più di un killer durante il processo Pacciani. Canessa insisteva pedissequamente, continuamente sul fatto, ha detto proprio queste parole, escono dalla bocca di Canessa durante il processo, dice: questi delitti possono essere commessi da una sola persona. E poi dopo processa i compagni di merende teorizzando questi delitti sono delitti di gruppo. Esatto. Ma poi anche a posteriori, nel momento in cui il processo ai compagni di merende si basa su delle dichiarazioni di Giancarlo Lotti e poi vediamo l'estate scorsa apprendiamo che dalla perizia, di cui non ho motivo di dubitare, fatta sul proiettile trovato nell'orto di Pacciani, viene fuori che è una prova artefatta, che era esattamente quello che aveva detto Pacciani quando spiegava quel proiettile, per l'appunto esattamente quello che diceva Pacciani quando diceva che fanno, mi mettono un gingillo nel
Poi viene fuori che da tra l'altro in un'altra trasmissione radiofonica in cui c'era la dottoressa Lambiase, che è un entomologa forense, che ha fatto delle insieme al suo pool di studiosi, ha fatto delle ricerche sull'ultimo delitto, quindi sul discorso delle larve, il famoso discorso delle larve, e è venuto fuori da queste ricerche che fatte in condizioni assolutamente sovrapponibili alle condizioni ambientali che c'erano nei giorni dal 6 all'8 di settembre dell'85. È venuto fuori che secondo lei addirittura nemmeno il sabato, ma era più probabile il venerdì sera, e poi queste larve esistevano, e per avere delle larve di grandezza, di quel genere di grandezza, come si vedeva dalle foto, come minimo ci sarebbero voluti 2 giorni, e lì invece si parlava di poche ore. Più prima. Che la grandezza, credo il numero, cioè, di secondi. Qui ci sono degli elementi che non è questione di dire errori giudiziari. Qui dobbiamo prendere atto in modo sereno, tranquillo, che certe dichiarazioni di Giancarlo Lotti non possono, secondo me, essere più sostenibili oggi, in nessun modo. Poi il fatto che Pacciani non sia colpevole o sia ancora colpevole è un altro discorso. Sono d'accordo con te come metodo di mostrologia, esatto, è un altro discorso, sì, sì, sì. Per me Pacciani in qualche modo era implicato. La sua relazione, esatto, il grado di implicazione. Lui era un guardone, si giocava a Scopeti, giocava in casa lui. Lui conosceva la zona come le sue tasche, così come conosceva anche Mugello. Abitato anche, vicino alla boschetta, cioè ci sono i due quadranti strettamente legati a lui. Come minimo sapeva qualcosa, per quanto mi riguarda e per come la penso io, come minimo. Però ecco, il fatto di mantenere le dichiarazioni mantenere valide le dichiarazioni di Giancarlo Lotti è un discorso, e il fatto di scagionare automaticamente Pacciani è un altro. Sono due cose, secondo me, che devono essere tenute separate. Allora, concordo. Ci fanno osservare che i serial killer sessuali generalmente hanno un quoziente intellettivo superiore alla media. Però queste sono determinazioni che vanno bene, però io veramente cercherei di non aggrapparmi a queste definizioni assolute, perché anche la stessa determinazione del QI per me è un criterio assolutamente fallace. Poi che tra i serial killer ci fosse una bomber che aveva anche il dottorato di ricerca, e che Ted Bundy fosse un brillantone, lo sappiamo. Però io non mi riferirei mai alla categoria di serial killer come una categoria socio-antropologica di riferimento, no, perché è come dire quelli con i capelli neri. Dice serial killer sessuali, qua si parla. Sì, ma si parla i serial killer di sono medie al 90% sessuali, sono al 90%. Sì. Poi c'è quello politico, come può essere Ludwig, ma che anche lì è una deviazione sessuale che ti giustifichi con la politica. Quei due Ludwig che vanno a ammazzare la gente, i preti infilandogli la croce in testa, c'hai qualche disturbo e te lo giustifichi con la politica. Comunque sì, il serial killer è preponderantemente sessuale. E dicono, quoziente alto, perché il discorso è diventato il mostro di Firenze è intelligente o meno, o molto intelligente. Giampaolo non è che dice non è intelligente, dice assolutamente. Non lo concepisco come un genio del male, come Joker o così. Perché io dico, non ho gli elementi oggettivi e tangibili. Se però il fatto dire che il mostro ha creato questa gravissima indeterminazione della sua identità, cioè che anche chi ha un suo sospetto non è sicuro, anche io non riesco ad asserire con certezza i miei sospetti verso delle persone, allora viene il sospetto che fosse sicuramente un serial killer ben organizzato, che sceglie i posti bene, le vittime bene, il momento dell'azione bene, a parte Baccaiano, e che ha ben chiare le sue finalità in un'azione mortale e veloce, e riesce sempre a fare, a parte Baccaiano, riesce a fare le scissioni. Quindi diciamo, come abbiamo desunto, se te scindi un pezzo di carne per preservarlo, non solo ti sei attrezzato con la lama e con i guanti perché non la ci tracci, ma anche magari con un conservante e con un recipientino sottovuoto, perché mica la porto a casa in tasca. Era io così, infatti, che facevo. Oh, e quindi c'è un'attrezzatura che noi non abbiamo visto. Una specie di schiscetta. Sì, ma ho una Tupperware. E quindi questo magari dice, diciamo almeno che è un serial killer organizzato, cioè non un coglionazzo, perché ci sono quelli che non agiscono d'impulso, cosiddetto raptus, sono organizzati. Per questo non è un last murder fuori di testa.
È uno che pianifica, e anche io concordo che però non sia un'intelligenza superiore, anche perché a quel tempo, come dico, prima dei cellulari, prima dei satellitari, te mi vai e li abbiamo visti quei posti, sei andato a Signa, sei andato alla Boschetta Scopeti, sono nel nulla, il deserto, silenzio, è facilissimo, ti sparo a due ragazzi nudi che hanno più paura di essere visti che di essere ammazzati, perché cioè, gli fai la sorpresa all'improvviso, li ammazzi, gli spari, se non si accorge nessuno hai tutto il tempo di fargli tutte le porcherie che vuoi fare, quindi è vero che non è un genio del male, anche secondo me. Siamo giunti al termine, 23:45. Ho avuto l'ultima parola. Praticamente sì. Bitcoin ha detto stop. Ricordiamo, Daniele, che questa è l'ultima puntata dell'anno. Sì, anche perché giovedì prossimo è il 26. Allora concedeteci 3 minuti di surplus, posso dire due stronzate? No, intanto diamo l'appuntamento al 2 di gennaio. Di giovedì, che anno? Dillo. 2020. Cazzo, mica spiccioli. Torniamo indietro nel tempo. 2020. Ci vediamo fra un anno. Esattamente. Di, no, niente, volevo cogliere l'occasione, siccome parlavo con Angelo che ci è mancato stasera, che mi diceva allora farete questa puntata perché non c'era, anzi, anche te, dico, voglio anche ringraziare, di solito vengo sempre, mi invita sempre Angelo, oggi mi ha invitato Angelo e non c'è Angelo, dico anzi posso spezzare una lancia che sono piacevolmente sorpreso dalla conduzione di Riccardo, perché avevo sentito solo in altri tipi di programma, invece ti vedo, lui si schermisce, dice non è preparato, invece complimenti, cioè non le fa queste domande uno che non è preparato. Ero contento di incontrarmi per la prima volta con Giampaolo in studio, perché anch'io non era un suo fan, era un grande ascoltatore puntuale, e quindi è una gioia, l'ho già conosciuto al convegno e mi fa molto piacere mio. Come? Piacere mio. Ricambiato. E soprattutto ringraziare voi di questa esperienza di questo anno 2019, che ci avete dato l'occasione non solo di parlare, ma anche di approfondire. Grazie infinite, ragazzi, è stato bellissimo. Grazie veramente, Francis, di tutto. Grazie. E continueremo, poi aspettiamo sempre l'amico nel studio noi. Se viene, volentieri. Allora lo invitiamo e vediamo cosa... Gli faremo le opportune domande. Giustamente. Ragazzi, che vi dico? Buon anno a tutti, e buon Natale, buon tutto. Ricambiamo con affetto. Scusate, con la notte del mistero ci ritroviamo qua il 2 gennaio alle 21:30. Buon Natale e buone feste. Buon Natale e buone feste, ragazzi. Sprombattuto. Buone feste a tutti. Grazie a tutti, buon Natale. Ciao, ragazzi, ciao a tutti, ragazzi, buonanotte.